mezzo. Buon pome. Ciao carissimi. Lezzo, è lezzo, penzola. Ciao cari, come va la giornata? Benvenuti a tutti. Oh, guardiamo chi è arrivato. C'è Andre Bonfi, ciao carissimo. E Mallico, ovviamente, le ho letto il commento in diretta. Sei riuscita ad arrivare in tempo, che figata. Allora, guardiamo le notifiche, sono arrivate giuste? Ma credo di sì, perché sul gruppo di Masters è arrivata... Figata. Yes! Allora, non so se vedete, fra l'altro vedete già il primo bug, ecco perché nella chat la parola è scritta male, perché ho modificato il formato delle live. Da questo giorno in poi, se tutto va bene, se non ci sono cali di frame, eccetera, la massima qualità delle live sarà 720p, quindi mi vedrete ancora più bello, ancora più di qualità. Però mi ha cambiato tutto ovviamente il formato delle cose, quindi devo spostare di nuovo tutto. Fatemi rispostare la chat di Twitch leggermente più in su, perché non si sposta. Eccoci qua. Ora dovrebbe essere giusto. Ora scelgo se mangiare un gelato a Marina o non a Marina. Marina ovviamente era buonissimo l'altro giorno. Allora. Oh, che bello che c'è il team di ieri sera essenzialmente. Bene, mi piace. Io non posso che sono a lavoro. Ah, sei a lavoro eppure mi guardi, grazie mille del supporto. Comunque ditemi, allora innanzitutto fatemi sapere se c'è la multi quality, perché prima ho controllato sulle mie live e credo che potete cambiare la qualità della live e mettere meno qualità, se non sbaglio. E poi seconda cosa, ditemi se ci sono cali di frame, se riuscite a guardarmi a 720p, se vedete miglioramenti nella qualità, eccetera, perché cambia molto, dovrebbe almeno cambiare molto, se non sbaglio, se non mi hanno detto cagate. Però dovrebbe essere figo, no? Fatemi anche rivedere. Guarda, mi guardo in live in diretta e guardo la mia qualità. Mi calerà tutto internet perché sto guardando me stesso in diretta, però vediamo. Oh, minchia! Che qualità che c'ho! Bellissimo! Sono meraviglioso, sono tutto definito. Sono fantastico. Ok, perfetto. Oh, è arrivato anche un messaggio su Telegram di Andrea Bonfi. Oh, bene. Ok, allora non sono solo io a vederlo, la multi quality è per tutti. Ma solo con gli occhiali dal sole perché sei splendente. Ecco perché sei VIP del canale. Comunque ragazzi, allora, direi ciancio alle bande, bando alle ciance, perché ieri sera, in realtà anche l'altra sera, però non in diretta, ieri sera in chiamata con Malle, Andre Bonfi, doveva passare Simo ma non è passato, dannazione, ci siamo messi un pochino a farmare, ho portato tutta la squadra più o meno a un certo livello. Al 45, così sono tutti uguali, tutti pari, non ci sono come al solito le solite scene che dobbiamo mandare sempre Gudraco, come cazzo si chiama? Gudraco, vabbè, come si chiama quel coso lì, Origami, perché è sempre a un livello troppo alto, quindi ho stabilito il livello 45 come media. Problemino, ci abbiamo tre folletti adesso, no, abbiamo due folletti, e abbiamo un tipo psico buio, che comunque è folletto psico, cioè più o meno fanno quasi tutti sempre le stesse cose. Quindi, e siccome ho notato che abbiamo una carenza... No, in realtà psico buio condivide il tipo buio con l'avvoltoio. Quindi ci sono questi problemi del team, e ho visto che la carenza più grossa che abbiamo è il tipo acqua. Quindi prossimamente ci saranno anche... Mi aiuterete magari, vi farò scegliere a voi... E dobbiamo eliminare uno della nostra squadra. Però direi di passare subito al gioco. Innanzitutto vi dico che questa è l'ultima settimana di The Binding of Isaac, che domani ci sarà l'episodio, andatevi a vedere quello di ieri che è stato... No, non andate a vederlo perché è stato un fallimento orribile, guardate, lasciamo stare. Sarà probabilmente questa l'ultima settimana di Isaac, la settimana prossima ci sarà la nuova serie a sorpresa che sostituirà Isaac per un po', almeno fino al DLC. Mentre Xenoverse andrà avanti spedito, siamo comunque a metà gioco, credo che si durerà ancora un po'. Nel resto dell'anno con i giochi Pokémon faremo invece un po' di serie, che saranno una sorta di run to Diamante Perla, chiamiamola così, nel senso che giocheremo a giochi di prima generazione, di seconda generazione e di terza generazione in modi diversi, e
Devo ancora decidere quali potremmo giocare, che ne so, per la prima generazione, addirittura rosso, proprio prima generazione, oppure rosso fuoco, oppure let's go per andare avanti nel tempo. Vedremo cosa fare e li giocheremo in modalità diverse. Per esempio, potrei fare una Nuzlocke per la prima gen, un completismo per la seconda, eccetera, eccetera. E tutto questo nell'arco dell'anno fino ai remake di Diamante e Perla, così faremo prima, seconda, terza e quarta gen. Ok? Se volete seguire questa evoluzione nel tempo, mi raccomando, fate punto esclamativo Telegram e unitevi al nostro canale, perché lì si postano tutte queste cose, tutte le nostre riflessioni, tutti i piani del futuro. E se volete invece supportare ed entrare nel canale dei sub esclusivo, fate punto esclamativo Prime, oppure andate sotto nelle informazioni. Basta, basta chiacchiere, basta chiacchiere. Andiamo avanti con Xenoverso. Andiamo avanti con Xenoverso. Andiamo avanti. Basta, basta chiacchiere. Veramente, sono fastidioso. Sono fastidioso. Ditemelo. Sei fastidioso. Dovrò anche sistemare lo schermo di Xenoverse, adesso che mi ricordo, perché con la qualità nuova si è fottuto tutto. Quindi andiamo di qua, vediamo se lo cattura almeno. Sì, lo cattura, però devo spostarlo. Fammi vedere. No, non riesco. Non riesco a prenderlo. Dov'è? What? Ah, era GBA screen, ho spostato. Psst. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Dovrei metterlo un po' più così, giusto? Yes. Eccolo qua. Dovrebbe andare così, se non sbaglio. Dovrebbe andare. Boh. Ok. Allora. Attivo il volume. Vi metto in primo piano voi chat, che siete bellissimi. E Nemo. E Nemo. Pam, pam, pam. Fatemi sapere come al solito se il volume è troppo alto, troppo basso. Eravamo arrivati a Scorpiopoli, ragazzi. Eccoci qua. Nel centro Pokémon che mi dava ansia e tutto. Recapone della squadra. Questa volta ha senso farlo perché c'è stata già una sorpresa. E inizieremo la live con un'altra sorpresa. Allora, beh, innanzitutto a Chico si è evoluto. Credo di averlo fatto già nello scorso live. Non mi ricordo se l'ho fatto off screen. E gli ho dato anche la stola scelta perché sto iniziando a farmi una build un pochino più precisa. Le mosse mi stanno ancora convincendo poco, devo insegnargli magari qualcos'altro. La mossa migliore per ora è geloscheggia o vento gelato, insomma. Però sta a livello 45. Il prossimo è Skeletor, che l'ho portato fino a livello 45 e ho già la pietra evolutiva per farlo evolvere nel Pokémon che mi ha convinto a giocare a Xenoverse. Ragazzi, mi ha convinto questo Pokémon a giocare a Xenoverse, quindi è molto importante, lo vorrò in squadra. Il nostro Pekkabon. Le mosse gli ho insegnato Ossumarang, però ha imparato Aereo Assalto e Furto. Easy. Abbiamo Sgrodolox, che è rimasto più o meno come l'ultima volta, con Lanciafiamme, Rogodenti, Onda Boato e Scatto Jet. Sta a livello 45 anche lui. Kiki non l'ho allenata perché è troppo forte. Non l'ho allenato, anzi, continuo a darlo al femminile, ma è maschio. Non l'ho allenato perché era già al 47, con Carta Forbice, Vento di Fata, Danza Spada e Foglie Lama. Le ho dato la fila artigli per maggiori tentennamenti, credo. Minos l'ho portato al 45, è stato uno dei più faticosi perché non muore con nulla questo qua, però adesso dovrebbe essere abbastanza bulky e se non sbaglio oggi forse lo evolveremo. Oggi ci sono tante cose interessanti, oggi ci sono tante cose interessanti. A livello di mosse non ha imparato niente, ovviamente, perché fa schifo. E c'è il problema che è di tipo psicobuio, tipo che condivide con Pekkabon, quindi anche qua forse sarà da cambiare. E infine, il nostro Maneater si è evoluto grazie all'amicizia, dopo tanti fallimenti, ero in live da Just Mimic, si chiama Proximic, scusate, adesso si chiama Proximic. Ero in live da Proximic mentre allenavo Maneater e continuavo a morirmi, quindi continuavo ad arrabbiarmi del fatto che l'amicizia non salisse, e ha imparato le mosse Magibrillio, Velen Puntura, Lacerazione, Aereo Salto. Sta diventando veramente forte. E il suo nome ufficiale è Fatale, tipo la femme fatale, è un gatto però, vabbè, abbastanza strano, che condivide il tipo folletto con Grudaco, quindi c'è quel Gudraco, quindi è un po' un problema. Comunque, per iniziare l'episodio, direi che Pekkabon deve salire di livello. Deve salire di livello e evolversi. Quindi datemi subito una bella nero pietra. Infatti mi dicevano che l'indizio era tipo toccare sulle lapidi e mi davano una nero pietra. No, quello era per un altro Pokémon, che fra l'altro anche quello dovremmo evolverlo. Non so che ci penso. Skeletor. Benvenuto nel team. Lui, ragazzi, è il Pokémon che mi ha convinto a giocare a Xenover. Cioè, l'ho visto la prima volta l'artwork e ho detto no, ok, è meraviglioso, meraviglioso. Lo voglio in squadra.
Guardate quanto cavolo è bello! È bellissimo! È tipo il Grim Reaper! È meraviglioso! Rexquiem! Rexquiem! Benvenuto nel team, Rexquiem! Guardate che bello! Ma è bellissimo! Scusate, scusate. Allora, altro Pokémon che si evolve tramite una neropietra. Bird Reaper, ciao Vale! Sì, anche Bird Reaper ci sta come nickname. Altro Pokémon che si evolve con la neropietra. L'ultima volta che l'ho trovato... Allora, vi ricordate che ho trovato questo Pokémon qua l'ultima volta? Arachnofobo l'abbiamo chiamato, che era Scaracno. Ci aveva detto un personaggio in questa città che Scaracluo, la sua evoluzione, si evolveva toccando le lapidi. A fratto non avevo visto sta animazione. Scaracluo l'ho trovato mentre farmavo e l'ho chiamato Bartok. E ho provato a toccare tutte le lapidi e non capivo perché non si evolvesse. Poi ho capito, su una delle lapidi avevo trovato una neropietra. Quindi andiamo un attimo nel menu e iniziamo. Oggi proprio è l'episodio delle evoluzioni e vediamo in cosa si evolve lui. Anche perché stiamo valutando come cambiare la squadra. Molto molto interessante come cambiare la squadra. Non è vero, mi avete mentito! Non si evolve tramite neropietra, trolloni! Questo era Andrea Bonfi ieri sera che mi diceva: non hai trovato una neropietra sulle lapidi? Non è vero! Non è vero! Scammati! Allora, io continuo a non capire allora che oggetto c'era su queste cavolo di lapidi. Però vabbè. Vabbè. Ah no! No, sono scemo. Sono scemo, ragazzi, scusate. È un oggetto che trovi sulle lapidi, ma di un'altra città, non di questa. Mi aveva spiegato, mi aveva spiegato. Niente, lasciamo stare. Come se non aveste visto niente. Però, già Bird Reaper fa parte della squadra. Direi di andare avanti. Se della Master Ball da tenere si evolve. Sicuro, sicuro. Che non ho, fra l'altro. Appena ce l'avrò, proverò. Allora, direi di mettere assolutamente al primo posto Skeletor, perché va un po' provato. E vediamo se... Cos'altro volevo vedere? No, niente, niente, niente. Allora, ricapitoliamo cosa è successo nell'ultimo episodio. Siamo arrivati in sta città, che è abbastanza abbandonata e inquietante, e abbiamo scoperto che c'è questo edificio che si chiama Spettri, che oltre ad essere l'edificio dei Vigili del Fuoco, contiene anche un'organizzazione segreta che si occupa di cacciare i fantasmi, proprio Ghostbusters. E direi di esplorare un attimo la loro base, perché se non sbaglio qua c'è un diario, per esempio, qua c'è una Switch. Innanzitutto vediamo cosa giocava. Vi è un gioco chiamato Kidus Mansion 3, ok, Luigi's Mansion, va bene. È il diario di Will, vuoi dare un'occhiata? Sì. Ogni giorno cerco di farmi forza, ma non credo di essere all'altezza di questa squadra. Se solo ci fossi tu, papà. No, poverino. In questo PC è salvata la cronologia di Saul, vuoi leggerla? Leggiamo. Ovvio. Ha fatto i puntini di sospensione. Ok. Ok. Ci sta. Questa è la cosa dove ti dà i Pokémon il professor Helm. Questi PC ci sono diversi codici di programmazione. Molti temi. Molti terminano con bzz. Non è che magari il tizio qua tecnologico del Team Spettri in qualche modo ha interagito con il Team Dimension? Perché erano tutti robot che parlavano finendo le frasi con bzz. È uno dei tanti riconoscimenti ottenuti dalla squadra di Silvia. Vabbè, un Haunter, uno Spiritomb, un Rotom Dex. Cosa c'era? Un Rotom Dex infestato? E qua c'è la Nunville che ho trovato, fra l'altro selvatica, ma non l'ho catturata. Ed è un altro Pokémon che si evolve stile Minos. Davvero un bella chiappa fantasmi, ok. Diversi modelli di pistola Kidun, che è il pesce che ho già trovato. Meglio non toccare, sembra roba delicata. Vabbè, basta. Vediamo qui. Qui non si può interagire, qui non si può interagire. Va bene. Allora. Direi di andare al prossimo evento, che è il saloon abbandonato. Così si inizia a fare la storia. E se non sbaglio, all'interno del saloon abbandonato, mi sa che troveremo qualcosa che riguarda Minosse. Quindi forse finalmente si evolverà. Alzo il volume un po' per me stesso, perché è bassino, non so perché. Ah, no, sono scemo io, ragazzi, sono scemo io. Perché giustamente, giocando la sera, avevo abbassato il volume. Quindi scusate. Voglio Xenoverse al pari col resto. Ok. Adesso abbasserò un attimo.
È a posto adesso il volume? Si sente bene? Che lo sento bene anch'io adesso. Andiamo. Qua non avevo molto esplorato, però ora è aperta, giusto? C'è scritto Saloon Toro Prado, il resto è leggibile. Michele. Ok. Ha deciso di darci una mano con la missione? Che allegria! Questo edificio diroccato è il Saloon Toro Prado. Fino a qualche anno fa era una delle attrazioni principali di Scorpiopoli. Là c'è una tavola Ouija, palesemente. L'avresti mai detto? Il proprietario, Cempa, lo costruì circa un secolo fa, occupandosi anche del ruolo di barista. Devo dire che aveva davvero un buon gusto quell'uomo. Ogni zona è organizzata ad hoc. Ad esempio, quella in cui ci troviamo adesso è la sala della lotta. In questa stanza, gli abitanti di Scorpiopoli e non, tra un bicchiere e l'altro, si divertivano a lottare. La mia abuela, è tipo mia zia o mia nonna, boh, mi raccontava che qui ci si divertiva sempre da matti. Tutte le cose belle, però, sono destinate a finire. Qualcuno mise in giro una voce secondo cui il proprietario nascondeva un Pokémon mostruoso. Mostruoso! Sono fortissimo! La gente, pur non avvistando mai questa creatura, diede credito alla diceria e Cempa vide scomparire, giorno dopo giorno, i suoi clienti uno dopo l'altro, fino a rimanere da solo. Abuela è la nonna, ok, non conosco lo spagnolo. Sì, nonna ha molto più senso che zia, è abbastanza più vecchia almeno. Il saloon è deserto da quel fatidico giorno, il tempo ha fatto il resto. Sai, i Pokémon Spettro adorano questo antico rudere. Strano vedere Spettro scritto in maiuscolo, non so se è una cosa comune. Forse sì. Tanto che ne hanno fatto la propria dimora. Vabbè, oggi giochiamo a Scooby-Doo, ragazzi. Stiamo giocando a Scooby-Doo. L'avevo detto che avrei portato Scooby-Doo una volta. Avevo il gioco di Scooby-Doo per Nintendo DS, ragazzi. Era follia, follia. Bellissimo il gioco. Ma noi della Spettri non permetteremo che uno spiritello arrogante se ne impossessi, mandando in fumo il lavoro del signor Cempa. È per questo che siamo qui. Ora che ci siamo tutti, la Spettri può finalmente entrare in azione. Eh sì, Michele, fino al termine della missione sarai parte della squadra. Ok, analizziamo la zona in cerca di indizi. Vamonos! Dividiamoci, come tutti gli horror. Ok, non ci sono Pokémon selvatici? Blastoise con i cannoni rifatti, questo sì, l'abbiamo visto. La musica che si interrompe dopo... No, ci sono i selvatici, che palle! Però bello, bello, bello il fondale. Wow, fatto bene. Ah, che bello Skeletor, madonna! Compressione poi! Cattivissimo! Qua sarebbe stato comodo allenarsi con i Pokémon a livello 30. Dio. Ok, mettiamo un repellente. Appena faccio un giro e guardiamo che Pokémon selvatici ci sono. Appena ci accorgiamo che fanno tutti cagare, o che li ho tutti, metto un repellente. Allora, qua ci sono delle... C'è la dispensa del bar, insomma. Però qua c'è una chest. Posso interagire? No. Andiamo a parlare con Saul, credo si chiami lui. Ok, Scaracno ce l'ho. Vediamo una mossa di Skeletor quanto male fa. Un furto di Skeletor. Eh sì, fa abbastanza malino. Fa abbastanza malino. Fa abbastanza meglio. È lo zozzone del PC. Credo che sia lo zozzone del PC questo. No, forse è il nerd. Sì, no, lui. Ehi, tappetto, vedi di non starmi tra i piedi. Sì, lui fa un po' cose strane al PC. Qua le teste di Tauros. Un'insegna molto strana. Sembra tipo un... La porta è chiusa a chiave. What? Il personaggio è andato in basso da solo, prima dell'incontro selvatico. Adesso vediamo se si sblocca, però ho sentito il cioè, avete sentito il du-du-du-du-du. C'era il personaggio che stava scendendo in basso, si è schiantato col modello. Non dirmi che è un altro bug alla Xenoverse questo qua, Ok. Forse perché tipo, quando è chiusa chiave... Ah, sì, ti spinge in giù di uno! Ho attivato un bug alla Xenoverse. Yeah! Uno Xenobug. Bellissimo. Ok, andiamo prima nelle porte qua a destra. La porta è chiusa a chiave. Riscattatelo! Riscattatelo! Ah! 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 Ah!
Ma mi chiedo perché tu becchi selvatici e loro no? Infatti è un mistero questo qua. Minchio, bellissimo! Allora, non devo ucciderlo però, quindi vado di aerossalto. Prima Aspetta un attimo, non funziona proprio così, Mimicchio, Non funziona proprio così, Mimicchio, ragazzi. Da quando in qua funziona così, Mimicchio? Non lo sapevo. Ok. Va bene, funziona molto bene questo gioco. Qua ci vuole un nickname di quelli belli, Di quelli belli. Bastardo. Non posso fare anche altre mosse perché muore con. Magari una hidden nuova. Minchia, addirittura una hidden nuova. Comunque, ciao Betta, ciao Betta. Oddio, magari hai fatto LOL e l'ho trovato con la hidden allora. Un po' strano dare una hidden a un Pokémon così particolare. Cioè, è proprio il suo funzionamento. Però vediamo. Dai, entra. Ah, ci sono nel gioco, ok. Ma strano dare una hidden a Mimikyu. Cioè, fra tutti, Mimikyu è Mimikyu. Cioè, funziona così. Mi sa il ditto che fa finta di essere Mimikyu. Potrebbe essere tipo. Tipo ditto in Pokémon Go che era Meltan. Che fi si fingeva in Meltan. Ok. Non lo so, vediamo. O magari è un bug, perché ho appena attivato uno Xenobug che adesso cerco di riattivarvi in diretta perché è bellissimo. Eccolo qua, Pokémon Fantasmanto, che è la sua abilità. Soffre molto la solitudine per poter avvicinare gli esseri umani agli altri Pokémon. Cela il suo tremendo aspetto sotto un panno. Nickname per Mimikyu, direi un bel. È Mimikyu maschio. Pikachu. Ci sta Pikachu. Tipo Chinachu. È il Pikachu dei cinesi questo? No. Pikachu. Ok. Giustamente aveva chiamato Moltres. Ah, cazzo, però devo andare. Vabbè, dopo nel box guardiamo se funziona ancora così. Di qua si può entrare? La porta è chiusa a chiave. Adesso attivo uno Xenobug in diretta. Ve lo attivo di nuovo perché è stato bellissimo. È che palle non poter vedere le info appena lo catturi. Sarebbe stato molto molto comodo. Fuga. Ok. Hunter. Bello. Proprio bello Hunter. Che fra l'altro se lo uccido mi sa che potrebbe avere il modulo per far evolvere Hunter in Gengar. Vediamo. Potrebbe servire a farmarlo, eh. Perché da quello che ho visto, molto spesso i Pokémon che hanno un'evoluzione tramite scambio ti droppano quell'oggetto. No. Va bene. Potrebbe essere anche un caso, eh. Adesso aspettate che riattivo lo Xenobug, che voglio vederlo in diretta. Devo aspettare che il tizio mi passi sotto. Ok. Vieni sotto, dai. Vieni qua, Saul. Vieni. Ancora un passo? Bellissimo, bellissimo. Non è rompigioco, però. Non rompe il gioco, però è bellissimo. Allora, repellentino, che direi che abbiamo visto abbastanza roba. E iniziamo a esplorare. Allora, qua a destra ci dovrebbe essere il tipo, ecco, che fa le analisi magiche. Maurice si chiama, giusto? Che non parla. Ok, lì è il fratellino, diceva, è già un fantasma. Oh, Michele, sei tu? Sono davvero felice che tu sia qui a dare una mano. Potrò vedere un vero allenatore all'opera. Wow, ma tua sorella non lo è? Andiamo a vedermi Mimikyu innanzitutto. Così guardiamo la cosa. Poi lì c'è uno sbrilluccico. Usa box. Scusate che mi avvicino un attimo di più lo schermo, così. Oh, allora. Info. A intrapasso! Intrapasso, sì, c'ha la hidden. Che abilità del cazzo da dare a me. Vabbè.
Scelta, è una scelta. Una scelta di programmazione, però fra tutti i Pokémon a Mimikyu puoi fare a meno di dargli un'abilità nascosta. Però Intrapasso poi è utile, tipo, lo so che esiste tipo su Dragapult Intrapasso, se non sbaglio. Ok, però vabbè. Magari era rarissimo questo incontro, sono felice se è raro. Ok, guardiamo di qua, lo sbrilluccico. C'è qualcosa che luccica sul pavimento, chiave saloon. Ok. Andiamo a leggerlo. Leggiamo le chiavi come su Dark Souls. Eccola qua. Molto interessante. È tipo uno Chandelure. Cioè un Litwick, vabbè. No, sembra la testa di uno Chandelure senza i due cosi a lato. Chiave di accesso ad una delle sale del Salotto Romano. Wolfy Bobo, grazie mille del follow. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto fra noi. Come ci hai trovato di bello? Qua ci sono degli appunti. Oh, allora. Era una serata come tante qui al saloon. La clientela, assieme ai suoi Pokémon, tra un bicchiere e l'altro si intratteneva con qualche lotta. Nella sala del teatro riecheggiavano musica e cori a squarciagola, tanto da far sembrare la deserta Scorpiopoli una città d'omovida. Io, pur essendo proprietario di questa baracca, non sono mai stato un festaiolo, perciò mi limitavo ad osservare gli altri divertirsi. Con un po' di orgoglio nel cuore, per ciò che avevo messo in... con un po' di orgoglio nel cuore, per ciò che avevo messo in piedi. D'un tratto, però, come un fulmine a ciel sereno, avvertì come un brivido lungo la schiena. Il mio spirito d'osservazione mi portò ad una scoperta sensazionale quella sera. Vidi un'ombra che si celava in mezzo ai clienti del saloon. Un'ombra che ricordava un Pokémon. Da quel giorno le giornate a lavoro non furono più le stesse. Sembra che questa sia la prima pagina straspata da un diario? Ragazzi, dobbiamo trovarle tutte. Dobbiamo trovarle tutte e fare. E fare l'analisi. La porta è chiusa a chiave. Proviamo a parlare con lei, vediamo se le possiamo dire di sta cosa. Ancora nessun indizio? Sì, in realtà ne ho trovati due di indizi. Ok. Questa è aperta. C'è qualcosa che luccica sul pavimento. Hai trovato chiave saloon. Un'altra. Taglio da usare nel saloon, quindi me lo segno. Ricominciamo con gli appunti. Ok. In realtà mi scriverei qua dietro, tipo per il taglio. Taglio. Saloon. Stranissimo non avere taglio a questo punto del gioco. Dio. Ok. Leggiamo l'altra chiave. Vediamo cosa fa. No, è sempre la stessa. Ok. Probabilmente l'abbiamo usata. Allora. Questo albero blocca la strada. Qua sotto ci sarà tipo Darkrai o Spiritomb originale. Una Pokéball. Evol Condensa! Sapete che quasi quasi per ora l'Evol Condensa la darei proprio a lui? Al nostro caro Minos, perché non è male. Cucchiaio torto, sì, scambiamo. Così un pochino più bulky. Forse. Allora. C'è qualcosa che luccica sul pavimento. Chiave Saloon, di nuovo. Ok. Sì, però è sempre la stessa, giusto? Sì, sempre la stessa. Aspetta, c'era un altro oggetto che non avevo visto bene. Il cristallo di ghiaccio. Ah, sì, il cristallo di ghiaccio. Che devo scambiare per un altro oggetto. Ok, c'è la questa di scambio che devo completare prima o poi. Me ne ero dimenticato. Te mi parli? Aspetta, fammi rivedere se magari ho perso un quaderno o qualcosa per terra. No, non mi sembra. Anche perché interagire qua. Quello è alcol, palesemente. Qua sopra sembra tipo una. Una mappa. Una mappa delle città. Qua sopra c'è una candela. Una candela accesa dopo tutti sti anni. Buco di trama! Buco di trama! E il tappeto, vedi, non starmi fra i piedi. Potrebbe essere l'altra, giustamente sarà la porta principale, quella aperta. Maurice non mi dice niente. Il fatto che non mi dica niente non mi piace. Ci starebbero un sacco qua i fantasmini alla diamante, perle e platino, dell'antico Chateau. Repellente Max, ok? Ci starebbero davvero un sacco qua per farti venire i jumpscares. Io mi cagavo sotto quando giocavo a Diamante Perla, andavo nell'antico Chateau e li trovavo. Chiave Saloon. Ok.
cosa avevo appena detto. Vedi perché non posso giocare agli horror? Mi spavento in Xenoverse, io mi cago sotto in Xenoverse. Non potrò mai giocare a un horror, state scherzando. C'ho problemi di cuore. Ah, ok, ho problemi di cuore. Mamma mia. Ombre, Saul, che diavolo ti prende? Michele, fa presto, abbiamo un problema. Citazione a Calyrex qua. Madre de Dios, tutto d'un tratto quel cabron di Saul ha perso il controllo e ci si è rivoltato contro. Han. Bella sta musica. Ok, basta. Han, pensiamo un po' come uno spettro buio che finisce in Han. O che inizia per Han. Hunter? Hunter. Non so. Bella questa. Molto cartunesca. Tanto paura, fermalo Michele, ti prego. Michele, risparmia le forze, questo è un compito che spetta al sottoscritto. Senza offesa, Maurice, ma sicuramente Michele è molto più adatto di te. Oh, diglielo. Tu non sei nemmeno un autentico allenatore, dopo tutto. Affermativo, capitano. Il piano che ho escogitato però ha un'elevata percentuale di successo, proprio perché non ho una forza paragonabile a Michele. Va bene, so di potermi fidare di te. Grazie, capitano. Qui. Protocollo di trasferimento. Caricamento in corso. 10%. 40%. 70%. 90%. 100%. Avvio. Ah, cambio del corpo addirittura. Ci è voluto poco per convincerla. Sì, infatti. Ok, mi fido. Ehi, ma che diavolo sta succedendo qui? E perché quel grassone sta volando? Ma dai, ma poverino. Capron, che non sei altro. Hai già dimenticato tutto? Il povero Maurice, per salvarti, si è lanciato nelle grinfie del Pokémon che ti aveva posseduto. E cosa? Allora adesso ho l'opportunità di ricambiare il favore. Grassone, ci penso io a salvarti la pellaccia. Ok. Però non posso attaccare il buon Maurice. Come si fa? Saul, fatti da parte. Pare proprio che voglia occuparsene Michele. Non mi ha fatto salvare, però. Sarebbe stato meglio salvare prima. Vabbè, è un normale allenatore, ok. Spettri Maurice vuole lottare. Bella musica. Vabbè, ciao. Preparati uno shoomerang in faccia. Ok, Pikachu, va bene. Ti presenti davanti a me con un Pikachu? Bene. Pikachu contro Pikachu sarebbe stato carino. Metang? Ma non gioco con i Pokémon originali. Ho deciso per sta run di far così. Non dovrebbe avere levitazione Metang, se non sbaglio, giusto? Infatti. Mi ha sempre ingannato sta cosa. Perché li vedi levitare, quindi non ti viene da usare terremoto. Però funziona. Ok. Fra l'altro l'animazione di terremoto per Shomerang è sempre di qualità. Kiki, basta salire di livello. Un altro che non ha la levitazione. Ops. Sì, ma dai, cioè... Potevi lidare con Pokémon non di tipo elettro o acciaio. Ok. Qua sembra un gioco Pokémon normale, finalmente. Ok, vediamo se possiamo liberarlo. Ah, proprio così. Ehi, Maurice, tutto bene? Ok. La lotta deve averlo sfiancato. Maurice, grazie di aver corso questo rischio per salvarci, ma soprattutto muchas gracias, Michele, ovviamente. E concordo con te, sorellona. Michele, sei stato davvero eccezionale. Guarda, se ne fregano di lui. Subito, proprio. Ma è ancora presto per cantare vittoria. Quel Pokémon è ancora a piede libero. Potrebbe metterci l'uno contro l'altro in ogni momento. Siamo già a meno uno senza il grassone. Maurice, quel bastardo se la vedrà con me. Cattivissimi. Michele, dammi quella chiave. No. È ora di farla finita questa farsa. Spiritello da 4 soldi. Questo è un Fred proprio ciantone lui. Saul, ma che diavolo ti passa per quella zucca vuota? Non bisogna mai dividersi in situazioni del genere. Hanno rotto la quarta parete con questo commento. Blast.
Mi hanno sentito prima. Ehi ragazzi, non lasciatemi qui da solo. Ok. Non si vede nessun membro della Spettra nei paraggi. Salviamo. Salviamo un attimo perché ciò caga. Qua c'era un salone bello grosso. Bello. Pianoforte di Super Mario 64? È il pianoforte di... Ah, ma sta suonando! Il pianoforte sta suonando. A parte che le candele che volano non le stavo commentando, però il pianoforte sta suonando. Eh sì, tutto bello stregato qui. Qua le candele davanti. È un po' tipo la casa abbandonata in Nero 2. Allora, innanzitutto, beh, ah, è la mia ombra, giusto, perché casa stregata, ma questo fa parte di Xenoverse. Ma quante cazzo di ombre ci sono in giro? Mi sta venendo la caga per i bug. Grazie. Sì, vabbè, quante cazzo di ombre sto controllando. Non mi puoi fare l'atmosfera spaventosa, poi ci sono tutte ste ombre. Guarda quante! Madonna, che bravi programmatori. Bravissimi proprio. Oh! No, aspetta, ma questo è un bug perché il piano sta suonando. La musica sta cambiando. Questa sarà sicuramente freebootata da YouTube. Però è la Vandonia col piano. Io non voglio andare di sopra. Cos'è? Deve tata Iruma di colpo. River flows in you. Dietro le quinte. Un'oscura forza blocca il passaggio. Spavento. Io mi sto... Aia, che male agli occhi. Stanotte non dormo. Ah. Stanotte non dormo perché le luci blu fanno male. La musica è sempre quella. Però è bella. In realtà è bello come remix. Voglio cercarlo su YouTube dopo. Cioè, in realtà fra i file di gioco ci sarà, però. Magari è una canzone fatta da qualcuno su YouTube. Non credo sia loro. Fra l'altro, io sto dando per scontato che sia Saul, ma in realtà potrebbe essere il vecchio proprietario. No, no, è Saul, ok. Aspettavo proprio te, Michele, sei a tutt'altro livello rispetto a quegli altri. Sorpreso che io riesca a parlare? Bah, niente di speciale. Un burattinaio come me è in grado di prendere il pieno... Burattinaio? Com'è il nostro caro Minosce? È in grado di prendere il pieno controllo dei corpi altrui. Hanged. Ok, un Pokémon che dimora in questo saloon. Dimora in questo saloon da ormai troppo tempo. Queste mura fatiscenti mi danno la nausea, ho bisogno di cambiare aria. Questo posto mi ha conferito enormi poteri, tant'è che ora riesco a controllare anche gli esseri umani. La tua presenza però mi incuriosisce molto. Non ho mai incontrato un umano dotato di una tale energia di amore e odio. E odio. Allora. Andate a rivedervi il VOD di quando abbiamo fatto la capatina nello Xenoverse. Cosa avevo detto? Cosa avevo detto? Che ora la storia si sarebbe basata completamente sul fatto che la mia metà d'odio fosse contenuta dentro di me?
perché palesemente non puoi rimanere una persona normale se tutte le persone hanno la loro controparte d'odio nello Xenoverse o comunque i predestinati, vabbè, e non possono ricongiungerla. Io sono l'unico che l'ha ricongiunta, quindi sono visto in modo diverso da tutti. Però devo ammettere che questo corpo ricolmo di rabbia non è poi così male, potrei farci l'abitudine. Di rabbia, eh? Questo tizio, nonostante la facciata da duro, vuole solo dimostrare la sua utilità ai suoi compagni. È una pedina perfetta per il mio gioco. Classico comportamento da Chad, che in realtà è un simp. E ora è il momento di metterti un po' alla prova e vedere fin dove arriva lo spirito di questo biondino. Sotto questa forma non l'avevo visto. Ah, funziona così? Buono sapersi. Sì, funziona così. Ma basta Pokémon deboli alla terra, basta! Ho detto che mi mancava un Pokémon d'acqua, eh. Fa tutto Skeletor, ragazzi. Oh, ehi! Stai scherzando? Bullo, bastardo! Bastardo! Vabbè, ti fai ancora più male se supero la confusione. Va bene? Sai cosa faccio? Un Ghiaguzza. Proprio cattivo. Dai! Ok. Acqua tanto a parte Shun non ce n'è di decenti, peccato. Però uno dei miei deve andarsene, perché abbiamo doppio buio, doppio folletto. Quindi... Dopo Saul cambia Pokémon davanti? Va bene, va bene. Mi fido, mi fido. Dai! Non doveva colpirsi, dovevo curarmi, ragazzi. È che non voglio usare le pozioni in lotta. Scaleon. Non è tipo drago? A parte che è una forma di Eevee, quindi diciamo che non voglio. Non voglio rimanere. Gridolo, buonasera. Uno buono potrebbe essere Cofagrigus X. Non uso i Pokémon non di. Voglio usare solo i Pokémon di Eldiv, neanche forme X. Allora. Però, guardiamo poi. Allora. Mettiamo Maneater. Mi sa che. Qua sono tutti neutri. Velen puntura. Dovrebbe avere meno difesa che difesa speciale, se non sbaglio, Charmeleon. Nemo. Houndoom. Bellissimo. Però c'ho Magibrillio. Ciao Houndoom. Lei mi sta piacendo tanto in realtà. Lei, lui. In realtà è un lui, però è molto femminile come Pokémon. Mi sta piacendo parecchio, eh. Cioè, è un. Il veleno folletto non è male come tipo. Debole a terra, ok. Debole a psico. Debole acciaio. Però non è debole a veleno. E gli ho dato la fangopesa, che non è male come oggetto. Via, via. Adesso andiamo a scoprire cosa fa questo fantasmino. Devo curarmi lui assolutamente, però. Non mi dice niente, eh. Oh, torna tutto normale. Ah, ai, che botta, tappeto sei tu? Fammi indovinare, mi hai di nuovo salvato la ghirba, vero? La ghirba? Sarà la faccia, tipo? Assurdo, sono riuscito a prenderle da un ragazzino. L'orgoglio mi ha annebbiato e ho agito senza riflettere. È colpa mia se ora ci troviamo in questa situazione. Non riesco a muovere nemmeno un muscolo, come se tutta l'energia mi fosse stata sottratta. Quel maledetto deve essere ancora in giro per il saloon. Michele, sei solo che possa farcela. Salva Silvia e Will, por favor. Una cosa voglio dirtela: mi avrai anche sconfitto, ma il più bello resto io. Forza, Michele, suonagliela a quel bastardo. Ok. Il piano ha smesso di suonare. Quindi di lore non dovrebbe esserci questa musica di sottofondo. Però, scherzo. Allora, un bel revitalizzo. Perché non ho voglia di andare fino al centro Cosoli? Ok. A parte che si sono divisi, quindi forse non sono andati qua. Semplicemente sono andati in altre stanze. Ok.
Queste luci un po' strane. Quella porticina mi inquieta un sacco. Da quel momento, ogni giorno, aspettavo con ansia che quell'ombra facesse ritorno. Puntualmente, al calare della sera, ciò accadeva, con mio enorme stupore. Il mio animo era impaurito, ma al tempo stesso incuriosito da quella mistica presenza. Tuttavia, se la clientela fosse venuta al corrente, che un po' come spettro infestava il saloon durante le festicciole, sarebbe sicuramente scappata a gambe levate. Perciò, notte fonda, quando non vi era più nessuno nel bar, decisi di suonare al pianoforte una vecchia canzone insegnatami da mio padre, che sarà quella lì di Lavandonia. Preso dalla melodia, non mi accorsi che l'ombra si era mostrata ai miei occhi. Sarò sincero, a quel punto la paura superava la curiosità, smisi perciò di suonare. Però, facendomi forza, cercai di far capire a quel Pokémon che non avevo cattive intenzioni. La creatura d'ombra, come se leggesse il mio cuore, si tramutò improvvisamente, mostrando il suo reale aspetto. Nei suoi occhi si scorgeva ancora un po' di diffidenza, ma poco a poco i nostri animi si avvicinarono. Very, very interesting. Flauto nero. Quindi, insomma, probabilmente questo spettro si sarà a un certo punto mostrato, perché altrimenti la gente non avrebbe abbandonato questo salone. Un nido! Oh, Trishout, vai subito! Bellissimo un nido con gli spettri. Ok. È il nido di Scracno. Da dove si è accorto la mia presenza? Ok, vai Trishout. Come ha fatto ad accorgersene? Chi? Ma dove? Vabbè, devo fare trial and error come al solito. Ok. Qua c'è un'insegna, la posso leggere, no? Ma è un bug il fatto che non lo sto vedendo? Buongiorno, Mick. Buongiorno, carissimo. Sto cercando di fare una tana, come al solito. Le tane sono un po' strane qua. Qua sopra? Ok, qua sopra si può andare. Devi fare un giro del cazzus. Ah, ok. Però, vabbè, è strano. Cioè, dammi un indizio, no? Allora, però di qua si poteva andare. Quindi andiamo su di qui. No. Poi qua a destra. E posso andare di qua. Ok. Di qua si potrà andare? Vediamo. Sì. Ah, easy. Update ombra. Franco Francoldi, grazie mille del raid. Bellissimi raid da solo, sono fantastici. Ok. Che tanetta. Una tana un po' del cazzo. Va bene. Ok. E l'update ombra mi sa che è quello di Haunter Gengar, se non sbaglio. Un gioco meglio di quello di ieri, ma come? Ma come? Update ombra per Hunter, ok. E abbiamo anche il flauto nero. Che è interessante aver trovato un flauto nero di lore qui dentro. Però è probabilmente a caso. Allora, mettiamo il repellente, assolutamente, di nuovo. Non voglio rimanere senza. E ok. Andiamo a vedere cosa c'è al piano di sopra. Forse, se ci si può arrivare. Sì? No, non di qui. Bisogna fare un giro un po' dell'oca. Qua sopra. Giusto. Si può fare il giro dietro? Sì, si può fare il giro dietro. Qua dietro non sono ancora andato. Ok, vi stavo dicendo, lui no, è il nostro amico. Devo trovare anche le scale lì, però. Ok. Madonna, le ombre che si moltiplicano. Le ombre che si moltiplicano, guardate che roba. Va bene. Cura totale. Very, very useful. E andiamo là dietro. Sì. Si può? Se può bucca? Ok. Ah, ok. Allora sono andati tutti da sta parte. È palesemente un labirinto questo. Ok. Siamo all'esterno? Il diario. Il diario. Sono stra interessato. Eccolo il fratellino. Ogni giorno quel piccoletto faceva di ritorno al saloon, dove aveva un pasto assicurato. Ok, finalmente avevo trovato un nuovo amico, ma poi.
Una sera, un gruppo di banditi accompagnato da tre Andum fece irruzione nel locale, facendo razzia degli averi miei e della clientela spaventatissima. Scorpiopoli è una città povera di allenatori e non sapevo a chi chiedere aiuto, soprattutto per proteggere ad ogni costo quel Pokémon. Tra la gente, una bambina, poco più che neonata, scoppiò in lacrime, e uno degli Houndoom, stanco delle sue urla, si lanciò all'attacco della piccola. Se il fantasma non ha salvato sta bambina, mi incazzo. Non volevo assistere ad una scena così brutale, perciò chiusi gli occhi. Una volta riaperti, però, vidi il Pokémon buio gemente per terra. Ok, era stato il mio amico, quel Pokémon dal buon cuore si era lanciato in difesa del Saloon e della bambina. I tre banditi subito ordinarono un attacco simultaneo agli Houndoom, che però vennero scaraventati via dalla piccola ombra in un batter d'occhio. Il teppista quindi è molto forte ed è super efficace sul tipo buio. No, è folletto buio o psico buio? Non mi ricordo. Mi sa che è psico buio. Minosse, quindi. Ok. I teppisti si diedero alla fuga e io cercai di tranquillizzare i clienti. Uè, Black Dragon! Boia de! C'hai lo sticker Boia de, ok. I teppisti si diedero alla fuga e io cercai di tranquillizzare i clienti, raccontando loro l'accaduto. Era una liberazione poter finalmente parlare a qualcuno di quel Pokémon così legato a Saloon. Ma l'effetto non fu assolutamente quello sperato. Il pubblico, alla sola idea di essere stato per tutto quel tempo affiancato da uno spettro, rimase terrorizzato e scappò via. Ed ecco perché il Saloon si è chiuso. Buonasera, buonasera. Come va? Come va la giornata? Cercai di spiegare che quella creatura fosse innocua, ma niente da fare. Anche il mio amico, rattristito dalla scena, si nascose nella sua ombra. Da allora i guadagni del saloon sono crollati e nessuno viene più a farci visita. Questo ricordo non è che un incubo e che mi tormenta ogni notte ormai. Hai riscattato un bel Mimikyu! Niente più canzoni, danze e bevute qui. È tutto così triste e silenzioso, neanche lui è più tornato da me. Mi è rimasta solo la solitudine, il mio peggior nemico. Quindi anche il Pokémon se n'è andato. Se scrivi in questo modo sai già cosa vuol dire. Sì che stai facendo le versioni di greco, caro. Comunque, benvenuti a tutti quelli che sono arrivati adesso. Stiamo continuando in Xenoverse e stiamo facendo un'esplorazione del saloon abbandonato insieme alla squadra Spettri. Abbiamo trovato un Pokémon che prende il controllo. Innanzitutto abbiamo scoperto la storia, cioè che è stato trovato un Pokémon Spettro qua dentro, che poi è saltato allo scoperto e ha fatto scappare tutti dal locale. Ultima frase, ho finito, sì, grande. E abbiamo scoperto che questo Pokémon è in grado di controllare le persone. E infatti abbiamo dovuto affrontare due nostri amici del Team Spettri che sono stati controllati da questo Pokémon. E adesso stiamo cercando di liberare anche il fratellino. Uè, Keplero! Ciao carissimo! Abbiamo trovato Calyrex versione Spettro, esatto. Ciao Keplero, come va? Super repellente. E andiamo avanti. Io quella Pokéball la voglio. La esigo. Si può andare di qua, giusto? Sì. Mi sono perso coi conti. Ma fai bene, fai bene. Fai bene. Prima il dovere, poi il trainer from when. Allora. Di qua si può andare? Sì. Ci stiamo avvicinando. Calyrex X, esatto. Quella era la prima pagina. Sì, quella era la prima pagina. Eccoci. Ma quanta qualità in questa live? Hai visto che ha funzionato alla fine? Senza perdita di fotogrammi, la puoi vedere a 720 addirittura. C'è il multi-quality, ho controllato inizio live. Primo colpo, mi è arrivato, quindi. Oh, bello il Granbull posseduto. Oh, eccoti finalmente, ti va di giocare un po' a nascondino con me? Non posso cavalcare il Granbull. No, volevo cavalcare il Granbull io. Peccato. Ok, cerchiamolo. Che bravo streamer. Bravissimo. Sì, è un Tauros, no? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Ho detto Buffalant, magari. Granbull. scusate, quando sono preso dalla storia potrei sbagliare. Mi seguo in fondo. Bubussettete. Nia. Tra l'altro, lui che Pokémon vuoi che abbia? Cioè, avrà dei Pokémon stupidissimi. Ok, di qua sono stato. Dove si usciva, però? No, bisognava andare di qua. Se non sbaglio. Qua dentro. Giusto? Yes, per poi tornare indietro. Così. Eccolo lì. Sì, ne voglio usare un altro. Go Go Granbull, esatto. Stavo pensando al Campus Ariepoli. Io sono uno studente del Campus Ariepoli e quindi stavo tifando per la mia squadra del cuore.
Scus, non posso. Lì in fondo si affronterà? Vabbè, palesemente, ok. Questo è l'ultimo incontro che faremo. Stasera non so se fare pure io Xenoverse o Code. Beh, se siamo allo stesso punto, meglio che non fai Xenoverse. No, devi fare Xenoverse così ti porti avanti. Bubu 7 te. Da quando ti affronto, ti prego? Adesso devo tornare indietro, giusto? O di qua. No, ok. Sì, ne voglio un altro. Dai, bimbo. Fra l'altro, prima è partita una host di Lavandonia col pianoforte, che era particolarmente bella. E infatti non credo sia loro. Credo che sia un video di YouTube, tipo una cover un remix del tema di Lavandonia. Torno al Granbull, non al Tauros. Ok. Dai, che mi fa fare un minigioco tipo che devo cavalcare il Tauros. Eccolo lì. Salviamo. Yep. Mi raccomando, followers di trainer, ditemi. Mi raccomando, followers di trainer, fate punto esclamativo Telegram per unirvi al mio canale Telegram e non perdervi le notifiche delle live. E se volete supportare tutti questi contenuti di qualità che cambieranno anche nel tempo, perché ragazzi, sto portando una serie su Isaac e da settimana prossima una serie completismo su un gioco Nintendo molto molto carino. E soprattutto, se volete supportarmi, trovate tutte le informazioni qua sotto. Potete farlo anche gratuitamente facendo punto esclamativo Prime. Sono capace. Quando sarà il momento, votatelo. Esatto, ci sarà anche un contest a breve riguardo a delle clip bellissime e dovrete votare la mia clip perché ovviamente è la migliora. Bubu 7 te! Sai, sono sempre stato un fifone sin da piccolo. Per aiutarmi a combattere le mie paure, papà mi portava spesso in stamberghe del genere. Il solo averlo a fianco faceva sì che la mia inquietudine sparisse. Finalmente ti candidi sindaco di un quartiere, si può fare? Vedi questo Tauros meccanico? È un Granbull meccanico. Oh. Ogni volta che venivamo qui, papà mi posizionava sopra questo Tauros per farmi distogliere i pensieri dalla paura dei Pokémon Spettro. Ah, quindi al saloon ci andavi da piccolo. Ogni volta che ripenso a quei momenti, capisco perché ho deciso di seguire le orme del papà. Non è che magari il padre della Fondazione Spettri è il gestore del saloon che poi ha trovato la. Sarebbe strano però perché la nonna non gli ha detto che era suo padre. Boh, non lo so, vediamo. Posso affrontarti? Michele, prendere possesso del corpo di questo ragazzino è stato piuttosto semplice. Anged, giusto adesso. Soprattutto perché appena ha visto il mio aspetto è scoppiato in lacrime. Non sarà paragonabile al biondino, ma sotto queste spoglie mi sento un autentico umano. Sento che potrei abituarmici in fretta. Eliminandoti potrò lasciare questa catapecchia e insediarmi nella società senza destare sospetti. Fatti sotto. Bene, bene. Altra lotta debole a terra? Bellissimo con la pistolina Kidun. Kidun, ovviamente. Questo è di tipo acqua però. Però anche volante. Se non sbaglio, questo è il Pokémon perfetto per usare Sgrodolox. Perché gli facciamo una bella mossa suono e lo freghiamo. Che non mi fa la mossa acqua. Sì, è calato di 2 PS, ma non si vede. Ah, fra l'altro è tagliato a destra, non me ne ero accorto, ragazzi. Aspetta. Ok. Ora dovrebbe essere un attimino più preciso. Ok, ora è più corretto. Allora. Un Dabboato. Ha imparato un Dabboato, salendo di livello, ragazzi. Quindi adesso fa dei danni sbagliatissimi. Un Dabboato è la mossa tipo di Noivern. Quindi potete capire quanto è rotta. Ok. Kidun, di nuovo un Dabboato. Va bene. Voglio vedere l'evoluzione. Dimmi che sei l'evoluzione, così decido se averti in squadra. Perché questo mi sa che si evolve, è l'altro che non si evolveva, quello di tipo acqua elettro. O forse sì, boh, vedremo. Bulbasaur, ma dai! Ah, giusto, uno aveva Charmander, l'altro Pikachu, Bulbasaur, lei avrà Squirtle con Blastoise.
o Blastoise stesso, insomma, giustamente. Non so se mi manderà mai in campo Blastoise, perché l'ho visto fuori dalla Pokéball. Boh. Ok. Grazie. Andiamo avanti. Sei riuscito a sconfiggermi, ma uscirò di qui con questo corpo ormai mio. Guardalo, guardalo, momento anime. Momento anime, guardalo. No, Anget, questo è il mio corpo. Vattene. Ah, cerchi di ribellarti con il... Tra l'altro questa è la musica che c'era quando ho preso l'energia dell'anello terrestre, quindi l'hanno riciclata. Cerchi di ribellarti, coniglio? Nessuno è mai riuscito a liberarsi del mio controllo. Tu non puoi capire. Sono anche un fifone, un codardo e un incapace nelle lotte Pokémon. Ma di certo non sono una pornostar. No, quella è un'altra citazione. Ma se pensavi di buttarmi giù con le tue parole, hai ottenuto il risultato contrario. Io non sono più da solo. La sorellona, Buster, Mauris, Saul e anche Michele sono la mia famiglia. Grazie a loro troverò la forza per affrontare le mie paure. Ah, dannazione, la mia influenza si sta affievolendo. Papà mi ha insegnato che non bisogna far leva sull'animo vacillante dei più deboli. Ma ora la tristezza su cui premevi si è tramutata in voglia di combattere. Lo spirito dello Spettri si è infiammato. Non hai più risorse, Anged, via dal mio corpo. Momento anime proprio questo. Momento Dragon Ball. Vuoi far diventare un Pokémon piccolo un mostro con dei tubi nella schiena? Si fa. È lo Xenoverse che ti ha reso così. È tutto finito. Michele, grazie, grazie di cuore. Ti prego, salva la sorellona e sconfiggi quel mostro. E si è messo lì a caso. È stremato, meglio lasciarlo riposare. Ok. Oddio, sì, un altro repellente, grazie. Salviamo. Tra l'altro mi avevi detto prima, Wolfie Boy, di cambiare Pokémon in prima posizione, non l'ho fatto. E infatti giustamente ero debole a acqua. Metterei Minos adesso per prima. Mi sa che siamo più a tema nell'usare Minos, eh? Non so perché. Siamo sul tetto. Sì, vabbè, siamo sul tetto di un saloon, non serve fare l'effetto del vento come se fossimo su una torre, anche meno. Vado, la stratetra, ok. Cioè, cos'è, la Lega Pokémon? E il diario, leggiamo prima il diario. Agosto. Neanche più un cliente da mesi. Dal terrazzo avvertì un boato proveniente dalla sala principale. Ma ci sono i giusto, fantasmi. Lì palesemente i panni stesi ci sono. Dal terrazzo avvertì un boato proveniente dalla sala principale. Subito mi ci fiondai. L'avessi mai fatto. Il gruppetto di criminali aveva fatto ritorno con i rinforzi. Ah, quello è il fumo di fumatori in Caletti anche. Ma questa volta tra di loro c'era anche un uomo di mia conoscenza. Il sindaco! Attenzione, il sindaco! Negarg. Un politico corrotto dalla malavita di... Non dirò niente. Un politico corrotto dalla malavita di Eldiv. Causa della crisi turistica della città di Scorpiopoli. Perché era lì? Il sindaco di Lignano San Pietro. Perché era lì? Quell'uomo mi spiegò subito... L'avete capito, vero? Che suonava un po' male quella parola. O l'ho sentito solo io, il suono un po' sbagliato. Vabbè. Quell'uomo mi spiegò subito il suo intento. Voleva vendicarsi dell'accaduto di qualche mese fa e fare su quel Pokémon che spesso veniva qui al saloon. Non ho appena finito di parlare. Lo Scarfasmo. Scaracluo, Scaracno e ci sarà Scarfasmo, ultima evoluzione. Di uno dei teppisti mi assalì, mentre gli altri Pokémon distrussero quel che rimaneva del locale. La lacerazione mi aveva colpito in pieno, proprio lacerazione maiuscola. Ma il mio dolore fisico era nulla in confronto alle piaghe del mio animo. Tutto ciò che avevo creato, tutti i ricordi felici, tutto era andato in fumo. Ero sul punto di svenire quando tutti i Pokémon vennero lanciati via da un potentissimo attacco. Non poteva che essere lui, il mio amico. Quel personaggio ordinò ai teppisti di lanciarsi all'attacco del piccolo Pokémon, che nonostante la stazza ridotta, era dotato di un'enorme forza. Era tornato per proteggermi, proprio come aveva fatto quella volta con quella bambina. Il sindaco, non avendo più scagnozzi, si ritirò e lui, ormai sfinito, cadde al suolo. Dovevo molto a quel Pokémon, perciò me ne presi cura per giorni, finché non si rimise del tutto. Intanto l'intera città, ipnotizzata dalle sue chiacchiere, diede la caccia a quel Pokémon che si era macchiato del crimine di aver ferito quel bugiardo del sindaco. Non vi era altra soluzione. Io e il piccoletto dovevamo abbandonare tutto e lasciare Scorpiopoli. Ok.
Svegliatosi dal suo coma, mi si avvicinò e una lacrima nera e densa solcò il suo viso. Non so se fosse per la tristezza o per la gioia di aver visto in me tutti i momenti felici del passato, ma era un ricordo indelebile del nostro legame. Dopo di ciò, il Pokémon svanì nel nulla, davanti ai miei occhi. Il mio amico forse desiderava che io non abbandonassi tutto ciò che avevo creato, e così è stato. Sono ormai vecchio e prossimo alla morte, perciò... Vi prego, voi che in futuro leggerete tra le pagine di questo diario, ho un'unica volontà da tramandarvi. Proteggete la boccetta dalla lacrima nera. Conservata segretamente al piano terra. È l'anima di un Pokémon che ha dato tutto per difendere me e la mia amata città. Addio. Firmato Cempa. Ok, quindi la teoria che fosse il padre, no, tutt'altro. Cioè, è un anziano che se n'è andato. Probabilmente alla fine del diario. Ok, interessante. Madonna, non hanno fatto neanche il loop fatto bene. Si è interrotto il suono e poi è ricominciato. Salva. Giustamente, Blastoise il primo. Blast! Ah, proprio tutti e due sono stati controllati addirittura. Molto bene, Michele. Ti stavo aspettando. Finora sei riuscito a umiliarmi, ma ora è il momento della mia vendetta. Blast, sorpreso! So come fa a parlare. Come vedi, posso annullare simultaneamente questi corpi, perché uniti da un profondo legame. Credo di aver fatto proprio centro con questa ragazza. Ha un'intelligenza paragonabile a quella del ciccione, un'esperienza pari del biondino e infine non manca di spirito di rivalsa come il bamboccio. Fine dei giochi, cowboy. Vabbè. Angedi, il sovrano di questo saloon, te la farà pagare cara. Bella questa. Questa è bella. Questa è da screenshot. Buster si chiama, fra l'altro, giustamente. Ok. Sarà di tipo acqua, non avrà tipi strani, magari è diventato di tipo acquacciaio, siccome c'è quelle cose lì. E partiamo da psicotaglio, ovviamente. Dai, sì, siamo abbastanza forti. Cannon Flash. Questo era un crit. Ne reggiamo un altro? Sì, ci ha tolto solo 40. Quindi anche crit ci ha tolto 40. Andiamo di ipnosi. Dai! Una volta devi colpire. Una volta. Senza crit quanto toglie? 20? Ancora crit! Dannazione. Ok. Un crit non lo reggiamo, però... Provo ad aumentarlo ancora. Sì! Ok. Adesso spammiamo... Oddio, volendo potremmo fare Ombra Notturna che adesso il danno base fa 45. No, è meglio psicotaglio comunque. Critta, dai critta. Una volta critta. Oh! Basta chiederlo, vedete? Ok? Psicotaglio. Bene, bene, bene. 1990. Ok. Ne aveva solo lui, perfetto. Non è possibile che io abbia perso pur manipolando due corpi. Dannato moccioso, mi impadronirò definitivamente di te. Non credo proprio, amico. Ehi, la musica addirittura, tutti. Puoi dirlo forte, Saul. Puoi dirlo forte, Samir. Mother, father. Vabbè. Guardali, incazzati neri. Dovrai prima vedertela con noi. Non ti lasceremo, Michele, tanto facilmente. Cosa credete di fare? Vi ho già messi a tacere una volta e potrei rifarlo in ogni momento. Hai ragione, Anged. Ci hai già sconfitti. Sto parlando come un adulto. Hai ragione, Anged. Ci hai già sconfitti, ma quella volta eravamo soli. Ma stavolta è diverso. Noi ti affronteremo. Tutti insieme. Ehi, la mia energia sta svanendo? Ehi, cos'è elettronica l'energia? Forza ragazzi, mettiamocela tutta per la sorellona e Buster! Maledetti esseri umani! Warg, ok. Yeah, fantasmi non vi temo, completato!
Angel mi pisce in bocca. Best anime moments. Esatto, tutto un episodio anime questo. Ma che è? Ma che è quello schifo? Ma cos'è? Ma che brutto è? Vabbè. Sorellona, come stai? Oh, Chico, siete sani salvi, ma cos'è successo? Hai lasciato che quell'Anged prendesse possesso del tuo corpo, come un idiota. Per tua fortuna, io, Maurice, Will e Michele abbiamo conciato per le feste quel buffone. Come, mi hai chiamata, Saul? Ripetilo se ne hai il coraggio. Anche se hai ragione, quel Pokémon non ci ha messo... Girati. Non ci ha messo nulla a impadronirsi di me. È la prima volta che ridi a una mia battuta, Silvia, non ti starai mica innamorando di me. Ma taci, sbruffone, la pianti di dire stupidaggini o fai un pugno nello stomaco. E dai, quanto la fai difficile. Michele, grazie davvero dell'aiuto. Girati! Giratevi! Squadra, quello dovrebbe essere il reale aspetto di Anghe. Oh, Mauri, sono l'unico intelligente qua, eh. Sì, esatto, con quell'alien dentro di loro, cioè, un ragno orribile. E allora cosa speri... cosa aspettiamo a farlo fuori? E spera, Saul, ho un'idea. Ormai abbiamo prosciugato Anghe di quasi tutte le sue forze, utilizzando le armi di Maurice, perciò non rappresenta più un pericolo. Michele, in quanto allenatore, spetta a te decidere se sconfiggere o catturare questo Pokémon. Mi sembra giusto. Allora noi andiamo, Michele, ricorda di passare dalla caserma quando avrai finito qui. Una promessa è una promessa, e noi non dimenticheremo ciò che hai fatto per noi oggi. Cos'è che ci aveva promesso? Non mi ricordo neanche più. Hasta fuego! Hasta fuego! Non è tipo hasta luego. Hasta fuego vuol dire... Vabbè, salviamo! Allora, io... No, prima curiamoci. Non è che magari è l'evoluzione di Minosse e quindi non mi serve a niente avere Minosse in squadra. Cioè, non mi è servito niente avere Minosse in squadra finora. E quindi, tipo, posso prendere direttamente questo. Però è fissato Minosse, quindi... Ah, non significa nulla, ma che... È perché loro sono anche i vigili del fuoco di questa città. Quindi hanno fatto il gioco di parole. Ah, giusto, liberare i passaggi del Team Dimension. Chi si ricordava che c'era il Team Dimension? Salviamo. Prima con Minosse, proviamo a ipnotizzarlo, come al solito, però non credo funzioni molto, perché missa sempre. Tipo un ragno. No, non è un ragno, è tipo sulle mani davanti e c'ha... È tipo sta facendo una verticale. Ma è una strega. È tipo una strega. Sì, una sorta di strega. È un kappa. No, come cazzo li chiamano quelli giapponesi? Non mi viene. Vabbè. È un Nuzleaf, è un Nuzleaf. Ok, continua. Non mi piace molto. Sai cosa mi ricorda? Avete mai visto Spoiler in Comic? No, aspetta. Non dirmi niente, non dirmi niente. Non dirmi niente. Avete mai visto Coraline? Ah, giusto, io sto per fare uno spoiler. Cazzo, è vero, brava Betta. Sto per farlo io. Ecco, se avete mai visto Coraline, avete capito. Se non l'avete mai visto, guardatelo, non vi dirò niente. Sto per fare io uno spoiler, cazzo. Spoilerissimo, infatti. Ecco, se non l'avete mai visto, guardatelo. Non vi dico altro. Io mi cago addosso, non lo guarderò mai più in vita mia. Allora, è livello 34. Sarà di tipo psico, buio? Proviamo psicotaglio, vediamo. Ok, ha effetto. Quindi non è l'evoluzione di Minossa. Chi non ha visto Coraline? Io l'ho visto e ancora c'ho il terrore di quel film. Era spaventosissimo Coraline. Madonna, i bottoni sugli occhi. Ok, ombra notturna serviva. No, svegliarti! Ok. Sì, ma infatti, per me è la sua evoluzione. Quindi, boh, a sto punto... Credo di avere un'idea di chi non fa, di chi non si evolverà del nostro team. Sì, sono palesemente uguali. C'ha psicoraggio, poi. Ma quindi quelle sono le mani. Non erano tipo... Vabbè, è strano. È molto strano. E sta facendo tipo cosa? Levitazione o si tiene su con la mano? Sì, è un barattinaio. Sì. L'unica cosa che più traumatica di Coraline penso sia stata Madoka Magica. Ecco, quella non l'ho mai sentita, quindi non andrò neanche a cercare, perché se mi ha spaventato Coraline, mi ha traumatizzato da piccolo. Ma tanto. Ma tantissimo. Dai, catturati! Voglio catturarti, così al massimo decido poi. Mi tengo il doppione in caso.
Ok. Strano comunque mettere così l'evoluzione di Minos. Preso. Ok, leggiamo la sua descrizione. È un cartone animato giapponese. Pieno di colori. Ah, ecco, pieno di colori. Che bello, pieno di colori. Notte sferza, adesso impari una mossa utile. Ecco, ecco perché. Perché in questa città mi dicevano che Minos è quello lì, che Pupillon e Nanvil si contendono un oggetto. E quindi dicevo, perché questo oggetto te lo dà l'evoluzione di Minos allora? Ok, ho capito allora. Notte sferza direi al posto di psicoraggio. Tanto ormai facciamo le mosse fisiche. Proviamo. Se fossi stato italiano, un'opinione, voglio bene mettere. Vabbè, sì, giustamente l'italiano, se fossi stato. Lì ci sarebbe stata l'evoluzione di Nanvil. Menitar al 46. Vorrei imparare Spigot. Ma minchia, sta diventando tutti fortissimi. Aspetta, allora. È al posto di lacerazione, ragazzi. Qua bisogna farlo. Bisogna farlo tridimensionale. Leggiamo la tua descrizione. Pokémon controllo, psicospettro. Ok. Controlla umani e Pokémon tramite i suoi filamenti, assorbendo energia vitale e li lascia come gusci vuoti, senza anima. Soprannome? È l'evoluzione di Minos, quindi... Minos 2. Teseo. Geppetto. Schifo Madò. Puppetmon. E Schifo Madò ci sta. Anche Puppetmon. Anche Geppetto sì, ci sta. Vediamo. Non lo so, non mi piace. Fa un po' schifo. Ma infatti... Questo mi sa che mi ha convinto quale... Cioè, mi ha fatto capire quale dei membri della nostra squadra se ne andrà. Puppetmon è carino. Però è un... Minos secondo. Da, sai cosa? Lo chiamo Schifo Madò per la reazione che mi ha fatto. Quindi, Schifo Madò ci sta. Però ipnosi. Quello sì, ha ipnosi. E c'ha quell'abilità per vedere che oggetto c'ha l'avversario, così puoi farmare. Però, manda al PC. Adesso valutiamo, perché comunque non ho ancora un sostituto. Ed ecco qua, Tetramuleto. Eccolo, il Tetramuleto. A sto punto... Non so... Non c'è un modo veloce di tornare giù? Ah no, però c'è un oggetto nel saloon, ragazzi, da prendere. Che sono le sue lacrime. Non era lui però il Pokémon nero. Non credo che quel Pokémon ombra abbia dato una lacrima... Non avrebbe molto senso che un burattinaio si prenda una lacrima. Forse è arrivato dopo. E si è preso possesso di questo posto, insomma. Ah, Cicciobello volevi chiamarlo. Ipnosi è molto utile, ma non colpisce mai. Avevo anche coso, quello di tipo elettro, l'uccello di tipo elettro, l'avevo tenuto perché aveva tuon'onda. Però poi l'ho risostituito. Ti serviva taglio per prenderlo? Giusto, giusto. C'era l'oggetto con taglio. Ok. Si riesce a tornare al centro? No? Di qua? Cavolo, si andava. Sì. Aspettate, mi sto confondendo, eh. Era di qua. Beh. Come si usciva? Come si usciva? Di qua sopra? No? Qua si poteva andare a destra? No? Forse devo fare il giro. Forse devo fare il giro, giusto? Sì, di qua. Ho sbagliato, devo andare a destra. Sì. Grazie. Ok, eccoci. Risolto. Sì, mi sa che è quell'oggetto lì, con taglio, perché qua non vedo nulla di particolare, c'è una bottiglia. Sarà una cosa da post-game, magari. No, qua non c'è niente.
Lì c'è una bottiglia, ma è uguale a miliardi di altre. No, 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 no. Ok, sì, ci sarà da usare taglio. Va bene. Va bene, abbiamo completato l'episodio Spettri, ragazzi. Yeah! Abbiamo completato l'episodio Spettri. Allora, direi che ci siamo vinti un viaggio al centro. No, non volevo usare la pelle. Ci siamo vinti un viaggio al centro Pokémon, dove faremo un piccolo esperimento. Faremo un piccolo esperimento, ragazzi. Non mi ricordo se l'ho già catturata Nanvil. Però so chi dei membri della nostra squadra se ne andrà, quindi non ha senso evolverlo. Perché ragazzi, guardiamo le informazioni, ma c'ha indagine, c'ha Mangiasogni, è tutta una cosa basata su, puoi fargli la build basata su Mangiasogni e tutto, però non mi convince, cioè di design non mi piace, non lo vedrei in squadra. Quindi a sto punto, vediamo se ho preso Nanvil la scorsa volta, ma mi sembra di no. No, infatti non l'ho preso. Andiamo. Aspetta, appoggio giù un Pokémon a caso. Tipo questo. E andiamo al cimitero. Cerchiamo di catturare una Nanvil. E proviamo a farla evolvere. Salvando, magari prima. Così posso resettare se non mi piace. Direi. Ci sta come prezzo, eh. Se lo tengo in squadra, stanotte non dormo. No, non è per quello, però non mi piace. Cioè, lo immaginavo molto più cazzuto. Invece così è proprio solo scary. Sono un Waluigi. Sembra Waluigi. Ecco cosa sembra. Qua sopra mi sembra che ci fossero i Nanvil, giusto? Se non sbaglio. Ogni tanto, però. Forse solo di notte? Fammi vedere nel Pokédex, magari mi dà le informazioni anche sulla zona. Ma mi sembra che l'avessi trovato qui l'altra volta, però mi fosse scappato, tipo. Pokédex? Ce la fai? Grazie. Eccola qui, Nanvil. Sì, è qua per forza, ma in tutta la città in realtà. Ovviamente 12.02, nuovo gioco sul canale. Perché 12 febbraio? Dovrebbe esserci un nuovo gioco. Che cosa esce il 12 febbraio? In realtà c'era anche nella città, eh. Quindi forse ci conviene andare in bici. Però ieri, durante l'allenamento, non avevo trovato un Anvil. Forse è un incontro dell'1%. Mi sa che è più probabile se sei maschio. Tipo. Facciamo una cosa. Andiamo in città che almeno possiamo usare lo skateboard. Così. Ah, Super Mario 3D World più Bowser Fu Fury esce, che è un gioco che volevo assolutamente prendere, ma più avanti. Nessuna fretta. 3D World mi piace parecchio. Allora, se magari funziona in base al sesso, allora, perché se ti usciva quel boss essendo femmina, allora mi sa che se sei maschio qua hai tipo il 99% di trovare Poupillon e non l'altra. Ma a sto punto andiamo nel posto abbandonato, no? Voliamo direttamente là, scusate. Tanto si trova anche nella foresta. Easy. Poi esce New Snap, remake, ciao. Dovrò prendere, comprare un sacco di roba, purtroppo. Ci sarebbero troppi giochi, devo fare per forza una scelta, ragazzi. Sono a livello 8, quello sì, ma sicuramente Nanvil non lo uso in squadra. Però. Non c'è nessun modo di trovare un altro coso tetro qua. Tetramuleto. Minosse. Cioè, vi rendete conto che dal livello 9 ce lo siamo tirato dietro, sto qua, per poi diventare quello schifo. Deluso da sto episodio, ragazzi, deluso. Io li compro tutti e tre, buon per te, Franco. Io al massimo chiedevo qua sul canale, cioè se la gente voleva vedere così tanto New Snap, magari facevo l'obiettivo donation, lo prendo su Instant Gaming che costa pochissimo e via. Però
Però non credo sia interessante per la chat. Cioè almeno. Vedremo. Vedremo. Perché altrimenti tengo tutto per i remake di Diamante Perla quest'anno. Ecco, un'altra cosa carina secondo me di Xenoverse, che è una cosa che vedo fatta poche volte, è cambiare la musica in base alla zona. Quello ci sta. Però, beh, sulla musica, cioè, non c'è nulla da dire a sto gioco, ci sono molte tracce fighe. Papillon, di nuovo. Staremo qua un po', ragazzi, sarà un 1% magari. Intanto si chiacchiera. No, Super Mario 3D World, New Pokémon Snap, i remake di Diamante Perla si comprano fisici. Vabbè, ho capito, Con che soldi? Tutti fisici poi costano, No, ovviamente Diamante Perla lo prenderò fisico, perché i giochi Pokémon io li voglio tutti qua sopra. Però, New Snap. No. Pure sono 17-10. Pokémon preferito mio è Bastiodon. È molto strano come gusto, lo so. Però sono affezionato a Bastiodon praticamente dalla quarta gen, da Pokémon Ranger 2, da quello che sto capendo. Perché sto iniziando ad analizzare il mio passato per cercare di capire come mai mi piaccia così tanto Bastiodon. E probabilmente è da Pokémon Ranger 2, perché la sua pre-evoluzione era una... aveva una poketattica rottissima. Sì, esatto, come se Nintendo facesse sconti sul digitale, e quindi, cioè, anche sul digitale non abbiamo sconti, quindi figuriamoci sui fisici. Però sul digitale posso fare instant gaming e avere un pochettino di sconto. Shedinja è parecchio figo, anche perché è un Pokémon di Hoenn, quindi tutti i Pokémon di Hoenn da me sono strapprezzati. Per me esiste solo il fisico. Quello posso capire, nel senso, anche a me piacciono molto le confezioni. Diciamo che siamo in un'era in cui non sono più quelle che erano una volta, ok? Cioè, una volta le confezioni erano qualcosa di fighissimo per me, cioè c'era il libretto pieno, ti mettevi a leggere il libretto quando non giocavi, era come giocare una seconda volta per me. Adesso sono abbastanza inutili, però sono carine da vedere per darti un'idea della tua libreria, no? Signor Michele, quale è il mio Pokémon preferito? Sai che? Oddio, Vale, sai che è un buco della mia memoria questa cosa? So quello di Simo. Ma non il tuo. Allora, vediamo. In base al tipo di personaggio, mi verrebbe da dire tipo Darkrai. Però credo di no. Devo psicanalizzarti per capire il tuo Pokémon preferito. Oddio, è davvero 1%, ragazzi? Perché mi sa che è così. E poi non dobbiamo toccarlo, perché sennò muore. Vabbè, è a livello 9, una Ultra Ball basterà. Magari non è in tutte le zone, o forse solo di notte. Non lo so. Forse solo di notte, eh. Update antico? Subito, notte sferza. Oggetto da farmare, ragazzi. Droppalo. Che lo fai evolvere in Trevenant, giustamente. No, non l'ha droppato. Oddish. Dai, Vale, mi arrendo, non mi vengono idea su quale possa essere. Dimmi almeno la generazione. Dimmi la generazione e il tipo. Ancora più easy. Dai, Pupillon. Facciamo una prova. Provo a mettere l'orario notturno. Il nome. Esatto, dimmi anche il nome. Provo a mettere l'orario notturno. Aspettate, come si faceva? Modifica data e ora. Ok, metto... No, non voglio data e ora automatica. Modifica. Facciamo che sono le 23:14. Il problema è che... No, mi sa che non influisce l'ora, perché ho farmato di sera in quella città e non l'ho mai trovato, quindi non so. Però cambiano, vedete che cambiano. Morlul. Cambiano gli incontri. Cosa trova? Minifungo, chi se ne frega.
riscattato un bel Mimikyu. Eccola qui! Bastava mettere di notte, vedete? Bastava mettere di notte! Bastava mettere di notte! Ok. Ci ho dovuto pensare 10 minuti pure io perché ricordavo fosse... ma lo sai che per molti è così, nel senso che molti non hanno veramente un Pokémon preferito, ce ne sono tanti e quindi... magari a volte scelgono uno e poi cambiano idea. Per me invece con Bastion è stata proprio una cosa... non so perché, è proprio forte. Connessione forte con Bastion. Il tuo è molto banale? Charizard, Malli, Charizard. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Io qua salvo. Provo a evolverla. Se mi fa cagare anche lei, resetto e mi tengo l'oggetto, ok? Però credo che comunque non andrà in squadra. Ma oppure è vero, avevi giocato poche generazioni. Sì, ecco, lo sapevo. Il mio preferito è Charizard, davvero primino. Beh, comunque è uno dei miei starter preferiti, Charizard, eh? È il terzo probabilmente preferito. Cioè primo c'è Sceptile. Direi Sceptile, Greninja. Sì, Sceptile, Greninja, Charizard. Su Spada è uno Shedinja competitivo, si può giocare? Spettro Folletto, carina. Dietro l'aspetto tenero e grazioso c'è in realtà un Pokémon molto dispettoso. Terrorizza i suoi avversari per il solo gusto di farlo. Gen 2 Psico. Exatu. O Exatu o è Wobbuffet. Wobbuffet. Sì, forse Wobbuffet. Forse Wobbuffet. Soprannome per la suorina qua? Suor Piera, mi viene da dire, tipo. Nessuno dei due. Girafarig. Allora. Se no c'è... Espeon. Espeon. Davvero Espeon. Martina, non è di tipo psico. Nope. Unknown? Unknown? Ah, Martina perché ormai è una suora. Ma come no? Come no? Non Malli. Vabbè, dai, chiamiamola Martina. Ok. Metti squadra. Ok. Che stronzata è il fatto di manda al PC quando non hai la squadra completa. Quella è una cosa odiosa. Ok, allora, salvo. Proviamo l'evoluzione. Se non mi piace... non la tengo neanche voluta. Bellissima sta musica. Ah, fra l'altro non avevo letto l'effetto. Fammela vedere. Eccolo qui, tetramuleto. È tipo, sì, una... sembra quasi un plettro. Piace a due Pokémon in particolare. O forse potrebbe rappresentare la lacrima di cui parlava. Ma ora è Marina? Come Marina? Martina. Ok. Se devo dirti gli starter secondo me belli, eccoli. Blastoise, Charizard, Typhlosion, Feraligatr, Sceptile, tutti e tre gli starter... vabbè, tutti! Come puoi non tenerla? Beh, ovviamente, potrei tenerla, però... proviamo. Il tuo vecchio stato di WhatsApp. Minchia, no? Fammi pensare un attimo. Perché mi sembra di aver letti tutti. Xatu. Sei sicuro che sia di seconda? Wobbuffet, Unknown, Girafarig, Celebi? Non credo sia... no, sì, Celebi. Lugia! Ah, Lugia di tipo psico, è vero. Vabbè, ma i leggendari come Pokémon preferito sono un po' da normi, eh. Da normi. Lugia, giusto? Beh, Lugia è figo, face. Anche se ho... anche se ho... tutu! Vediamo cosa diventa, vediamo cosa diventa. Vediamo cosa diventa. Adesso diventa Don Matteo. Vedrai. È una citazione a Sister Act? Sister Act, veramente? Come nome a un Pokémon solo ti chiami Sister Act e lo chiami Wister Act? Madonna. Madonna, perché sono tutti brutti? Perché sono tutti... poi è bruttissimo il design. Proprio mi con... non hai più tetramuleto. Fammela rivedere, ma mi fa schifo altamente, bro. Ma che roba? A parte che te ne devono dare uno per forza, perché... con presagio.
lezzo proprio. Da suora strega, ma vabbè. Allora, facciamo una cosa, non resetto, perché tanto prima o poi nel gioco ce lo daranno. Entrambi mi fanno schifo. Il tetramuleto l'abbiamo usato su un altro Pokémon. Ci sta, ci sta. Super Bulky? Ah, come fai a saperlo? Ci hai giocato? Non sapevo dove avessi giocato. A Xeno. Ah no, è Betta! Avete lo stesso colore, con Vale. Sì, Betta del competitivo al momento me ne frega relativamente, eh. Ti ho confuso con Vale. Del competitivo me ne frega relativamente, quindi la lascio nel box. Mi tengo Minos solo perché è forte di livello, e poi in caso cambierò. Minos sarà il primo che se ne va. Potrei far evolvere Kidun, ma... Guardali qua, tutti e due. Guardali qua, vicini. I due lezzi. Lezzi. Anche questo potrebbe essere interessante, però tipo spettro. Vedremo quando si evolve. Lui potrei far evolvere, ma... potrei impiegarci un sacco. Mi hanno detto che è il Magikarp di questa gen. Quello sì. Proviamo, dai, proviamo. Proviamo. Tanto Minossa ha fatto il suo. Prendiamo lo strumento. No. L'ho praticamente allenato per niente l'altra sera, ma vabbè, ci sta. E lo diamo a Kidun. No, non mi serve neanche darlo, perché tanto non lotterà per un bel po'. Mettiamo a Cicco per primo, dai. No. Allora. Quelli brutti sono Venusaur, Meganium, Blaziken. No, Blaziken. Quello di acqua di terza. No, Swampert, è bellissimo Swampert. Ma scherzi. È bellissimo. Allora, abbiamo la nuova squadra. Il tipo acqua è quello che volevo più coperto, però vedremo. Potremmo anche cambiare se trovo un drago figo o un... però drago sarebbe condiviso con l'altro. Vi saluto per 30 secondi. Torno subito. Ah, sulle 11:21 per il mio computer. Torno subito, ragazzi. Devo andare 20 secondi in bagno. E poi andiamo a liberare la città dal Team Dimension. Arrivo subito, ragazzi, eh. Lezzo! Rieccomi, rieccomi. Allora. Manco una scrivata, ho scritto torno subito. Dovrei farla in effetti, ci starebbe. Perché la sfrutto talmente tante volte sta cosa di andare in bagno che... Allora. Dobbiamo andare a risolvere questa cosa del Team Dimension. Pokémon in terza gen preferito? Deoxys. Secondo Sceptile. Sì, per secondo Sceptile. Allora. Papina 5 per primo, andiamo nella casa del Team Spetri. Rimetterei l'orario giusto, perché sennò... Modifica date ora. Date ora automatiche, grazie. Madonna, si era interrotto per troppo tempo.
Leggendario solo da normi. Appunto, però ho preferito di terza leggendario e poi ho detto Sceptile per escludere un leggendario. Perché Deoxys è comunque il mio misterioso mio leggendario preferito, il misterioso preferito. Allora, anche lì per colpa di Ranger. Prima di Ranger non sapevo neanche esistesse Deoxys, perché terza gen comunque l'ho giocata in un periodo in cui ero lontano da internet, c'erano poche voci anche degli amici, ne conoscevo pochi che giocavano a Pokémon, e quindi tutto quello che sapevo lo sapevo dal gioco. Deoxys e Mewtwo sono più da normi dei leggendari normi. Darkrai è il più normi, però Darkrai è quello più edgy, che piace a tutti. Ma i Mega sono un'altra cosa. Cioè, anche alcuni Mega sono più brutti della versione originale. Anche per me Mega Swampert è meno bello di Swampert. Però è comunque bello, secondo me. Oh, scusate che sistemo un attimo. Va bene. Molto meno conosciuto. Oddio. Comunque. Oh, eccoti, Michele. Come promesso, Mauris ha messo a punto un aggeggio per togliere dai piedi quelle reclute dai match. È un animale, tipo un Axolotl. Un Axolotl Swampert. Ora ci spiegherà tutto quanto lui. Secondo me Deoxys non quanto Mewtwo. Sì, devo fare la palestra, forse. Perché sì, era bloccavano la palestra quelli del Team Dimension. Affermativo! Ho sfruttato l'elettrococcola del mio Pikachu per provocare un cortocircuito in quei robot. Chiaramente quelle reclute hanno scacciato il mio Pokémon, ma il piano è andato a buon fine. L'elettricità generata ha instaurato un legame a livello elettronico tra Pikachu e l'automa colpito. Quanti paroloni, Mauris. Michele, per farla breve, è come se ora Pikachu e la recluta fossero collegati da un filo invisibile. Ok. Esatto, quei dati ricavati dall'elettricità condivisa ho creato un controsistema in grado di manovrarle. Premendo il tasto di questo telecomando genererò segnali elettromagnetici captabili da quei dispositivi. Ma cosa aspetti allora? Prendiamolo subito. Clic! Caricamento in corso, va bene. Mewtwo più di tutti, sì. Anche perché è la prima gen, giustamente, spammatissima. Bzz. Oddio. Bzz. Mauris, sei davvero un genio, ha funzionato. Grazie, capitano. Mauris, credi che con qualche modifica qua e là questo robot possa tornarci utile? Affermativo, mettere mano su un sistema così ben progettato sarebbe davvero un piacere. Madonna, lo smontano, poverino. Rivo si chiama, fra l'altro, R3VO. Forse dobbiamo trovarti un nome. Revolver, che ne dite di Revolver, ragazzi? Suona bene, non credi, Michele? No. No. Revolver sia. Revolver Ocelot. Mauris, non vedo l'ora di vedere cosa tirerai fuori modificandolo. Mi metto subito all'opera, capitano. Bene, bene. Ora potrei finalmente fare conoscenza dello sceriffo Crisante, il capopalestra della città. Fra l'altro è uno che scrive anche romanzi, da quello che ho capito, o poesie. La sua abilità c'è stata più volte indispensabile nella riuscita delle missioni più rischiose. Un po' come te con la disinfestazione di oggi. Sono certa che gli trai testa. Buona suerte con todo, Michele. Va bene. Bzz, Revolver, si chiama già Revolver. Andiamoci subito proprio. Sbito! Hai scritto. E questa è la palestra. Che è una prigione. No, è la Gola Stilix. La palestra è di là. Ops. Di qua, scusate. Eccola. La miniera, scusate. No, vabbè. È il purgatorio. La palestra di Scorpiopoli. Capo palestra Crisante. Alle calcagna del crimine come un'ombra. Ok. Direi di andare. Benvenuto nel purgatorio, la palestra di Scorpiopoli. Mi domandavo quanto ci avresti messo ad arrivare. Sdraiata non so scherzare. Ci sono tante cose che sai fare da sdraiata. No! Come dici, vuoi sapere perché io stia continuando a seguirti? In realtà sono uno spettro che ti sta perseguitando. Ma ovviamente scherzo, avresti dovuto vedere la tua faccia. Tuttavia, è proprio scemo. È proprio il tipo spettro protagonista in discussione di questa palestra. Tac. Entrare qui è come finire in galera. Buona fortuna. No, ci sarà uno di quei puzzle odiosi come l'ultima volta. Quindi puoi considerarti un prigioniero adesso. Il tuo scopo è risolvere una serie di enigmi per evadere e sfidare il capo palestra situato laggiù. Non pensare che sia così semplice come sembra. Presta attenzione ad ogni minimo particolare, soprattutto alle parole dei detenuti e al colore delle gemme che adornano varie zone della palestra. E ricorda che faccio il tempo per te. Ok. Peggio. Madonna. Va bene. Tipo spettro. Raga, chi meglio di Skeletor per affrontare la palestra di tipo spettro? Entrare qui è come finire in galera, se ti cade la soppretta sei finito. No, dai. Ah, bello che ci sono i... Questo qua mi dirà, oh, la green...
Non andai! Sono un carcerato davvero! È un portale davvero spesso. Forse bisogna prima accedere a tutte le celle? Queste sono verdi. Madonna, ma questo qua è tipo... è coso, è... come cazzo si chiamava quello che mi sembrava sospetto? Tarassaco senza capelli, questo qui. Due passi avanti. Due a destra, cinque verso l'altro e infine a tre a sinistra. Sì. Stavo già facendo. Ero già qua pronto. Allora, verde. Colore verde, abbiamo due avanti, due a destra, cinque verso l'alto. Avanti e verso l'altro cosa vuol dire? Avanti. 3, 4, 5 e infine 3 a sinistra. Ok. Va bene. Qua c'è il rosso e non lo sappiamo, giusto? Sono la stessa roba, ok. Dritto. Serafino, rosso dritto. What? Madonna, incazzata nera questa qua. Dritto. Cosa vuol dire? Questo. È la foto di un Pokémon. Potrebbe appartenere ad uno di questi allenatori? Ah no, posso fare tutto. Isabel Nostefer. Ok. Potrebbe... È il sindaco Negarg. È il sindaco Negarg questo. Quelli con Landum. Quelli cattivissimi. Rodaruka. E Charles Fire. Erano quelli della cosa. Vabbè, però questa mi dice dritto, ma da dove dritto? Vabbè, intanto andiamo avanti. Prendiamoci tutti gli indizi, poi analizzeremo. Questo qua cosa dice? Azzurro. Ok. Azzurro, due passi avanti. Due passi avanti. Uno a destra, due passi avanti. Uno a sinistra. Dritto verso l'alto. Dritto verso l'alto potrebbe dire su finché puoi, tipo. Pietra? What pietra? Allora andiamo su. Ok, questa è la palestra iniziale. Ah, lui è il capo palestra. Ok. Ok, dalla pietra. Tre, quattro, cinque, sinistra, sinistra, sinistra. No, non è da lì, anche perché potrei farlo. Potrei parlargli da qua, non avrebbe molto senso. Qua mi diceva dritto, in una stanza rossa, dritto. Beh, la pietra, sì, la pietra, giusto. Un cunicolo segreto, l'avrà scavato un prigioniero? A chi appartiene il Pokémon Houndoom? A Negarg, il sindaco. Come no? Bastardi. Fammi rivedere. Charles Fire. Vabbè, Fire potrebbe essere lui. Rod Aruka. Negarg. E Isabel Nostenfer. Vediamo la foto di Houndoom. È un Houndoom molto normale. Ah, oh, la foto ritrae Isabel Nostenfer. C'è una scritta sul retro. Nasce a Romantopoli. A Kalos. Una calda raffinata città nella regione di Kalos. Il suo incommensurabile fascino per l'occulto le vale sin da subito il soprannome di strega. Allontanandosi da tutto tutti, comincia a maturare una sola ossessione, la sua bellezza. Desiderosa di essere la più bella, comincia a far sparire nel nulla numerose ragazze. Nel mentre le sue indagini sul paranormale la portano a Scorpiopoli, dove viene infine arrestata, non prima di aver tolto dalla piazza altre innumerevoli fanciulle. Una descatrice. Siede con Negarg in compagnia di una banda di mototeppisti, e lo sappiamo. Il Pokémon al suo fianco è simile, ma non identifico a quelli accanto
ma non identico a quelli accanto ai predoni. I predoni avevano Houndoom, lui avrà un Andawar, allora. Lo scatto di un meraviglioso paesaggio firmato al criminale Rodaruka. Sul retro c'è scritta qualcosa. Consideratemi pure un criminale, ma ciò che faccio è arte pura. La mia non è più una semplice cella, ma un vero e proprio museo dove poter ammirare le mie adorate fotografie. Futuri detenuti relegati in questa cella, lasciate che vi dia un'indicazione. Nella roccia in alto a destra si nasconde ciò che cercate. Ok? La foto ritrae l'arresto di Charles Fire. C'è una scritta sul retro. Charles Fire, pseudonimo di uno dei criminali più famosi della storia di Eldiv, ha origine ad Unima. Della sua vera identità, nonché della sua... È Charles lo strappacuori? Come cazzo si chiamava? È lo strappacuori. C'era quello col motorino a Unima, che si chiamava Charles. Il rubacuori, strappacuori. Charles il rubacuori. È lui, per forza. Quello che faceva le lotte in triplo. Nonché della sua intera vita... Si sa poco e nulla. Fu uno spietato criminale che assieme al suo poco nero e rosso fece piazza pulita di numerosi... Quello di Libecciopoli, esatto. Di numerosi allenatori. Una caratteristica contraddistingueva tutte le sue vittime. Una ferita da rogodenti marchiata a fuoco su di essi. Non si hanno altre informazioni al riguardo. Allora, era l'inganno. Fire. Va bene. Ma puoi andare a cagare? Ma scusa? Ma non è vero? Ma scusa! Perché? Va bene, pass purgatorio 1. È un bug per forza! Ma scusa! Pass purgatorio 1... era il fotografo palese... Perché? L'altro c'era il Pokémon nero e rosso. Vabbè, pass di accesso a una delle stanze della palestra di Scorpiopoli. Ok. Fanculo. E poi la roccia che non è un cunicolo. Infatti. Andawar. Guarda la foto di Houndoom. Ah, perché faceva le foto. Ma vai a cagare. Ma vai a cagare. Giustificazione del cazzo. Giustificazione del cazzo. Allora, è una pokebambola di Gang. Eh sì, che mi dà l'indizio della roccia lui. Charizard Shiny, vabbè. Pokebambola di Gengar. Rocodenti poi. Vabbè. È una statua leggendaria Pokémon Suicune. Qua c'è un'ala di Oh. Statua leggendaria Pokémon Entei. Statua leggendaria Pokémon Raikou. Sì, è Johto, è la... Sì, qua ci sono i colori di Johto. Qua c'è la palestra di tipo... Spettro, non mi ricordo come si chiama la città, potrebbero chiedermelo. Qua ci sono le Kimono Girls. Rappresentano le Kimono Girls, questa cosa. Questo rappresenta il bosco, immagino. No? La mappa di una regione non lontana da Eldiv, Johto. Inserisci la parola chiave. Potrebbero. Gli unknown qua sopra. Paoalart Onzai. Innanzitutto aspetta, rocce gialle, parliamo col detenuto. Mi segno le cose delle robe gialle. Delle cose gialle. Giallo è. Due passi avanti, tre a sinistra. Due passi avanti, due a sinistra. Uno verso il basso, tre a sinistra. E diritto verso l'alto. Ok. Allora, qua, questa è la città che rappresenta Joe. È quella città dove ci sono le due torri. C'è da fare un anagramma. Paoalt Onzai. Allora, me la scrivo. C'è un alzati. Sì. Alzati. Aspetta che me lo segno. Mi scrivo tutto qua. Faccio su un foglio di carta. Paoalt Onzai.
Allora, alzati. Romano. Ah no. Alzati, Romano P. Roman. Oh, qua ci può scrivere Romantopo. Si può scrivere anche Romantopoli, che è la città di... Come cazzo si chiamava? Romantopoli non è di Kalos. Romantopoli. Amarantopoli. Si chiama Amarantopoli, giusto? No, sì, Amarantopoli. E manca la Z. Si può anche fare Romantopoli, che è quella di Kalos. Amarantopoli, sì, è la città, però manca la Z. Quindi ci sarà l'inganno. Scusa, non era Amarantopoli. Amarantopoli fra... L'ho letto adesso, ma lì non l'avevo letto prima. Però non mi ricordavo il nome della città io. Era il Pidimi Town. Madonna. E non mi ricordo i nomi delle città. Però prima ho indovinato Romantopoli da solo, quindi... Pass Purgatorio 2. Ok. Epidemi Town, è vero. Qua vediamo cosa c'è. Sì. Una... Ah, qua c'è un... C'è il coso azzurro. Devo mettermi da sotto? Se no mi basta entrare... Aspetta, mi metto qua quando entro. E tira pure al contrario. Allora. Faccio... Azzurro è... Su, su, destra, su, sinistra, su. Ah, dalla zona nera. Ok, ok, dalla zona nera. Ma da dove? Però... Vabbè, comunque, su, su. Oh, di qua. Ma scusa. Su, su, destra, su, su, sinistra. Non si capisce bene quale sia l'inizio della zona nera, però vabbè. Sinistra. Su, finché puoi. Ok, giallo. Ah, ok, ma non si capiva. Pensavo fosse una stanza sola, ecco perché. Allora, giallo è su, su. Su. Sinistra, sinistra, sinistra. Su, su. Sinistra, sinistra, giù. Sinistra, sinistra, sinistra e su. Rosso. Rosso è dritto. Ok? E verde è su, su. Su, su, destra, destra, su, 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 sinistra, sinistra, sinistra. Sarà che non ci siano ancora allenatori, questo sarà da affrontare. Lit! Sarà che questo Litwick abbia qualcosa per te. Pass Purgatorio 3, ok. Madonna. Madonna. Ok. Ci siamo? Sì. Sì, è un escape room, in effetti. No, frasi da leggere. I quadri celano la soluzione all'enigma della stanza. I quadri. Non mi resta che dare un'occhiata alla libreria. Ho controllato questa maledetta stanza in lungo e in largo, ma non ho trovato nessuna soluzione. Questa stanza è maledetta, non ci sto capendo più nulla. Fuori di qui. Questo è quello di... È la citazione di coso di... Iridio. Due passi avanti, uno indietro, due passi avanti, uno indietro. Due passi avanti.
Due passi avanti, uno indietro. Due passi avanti, uno indietro. Due passi avanti. Boh, ma mi sa che questi sono tipo i tentativi sbagliati di uno. Il dipinto raffigurante uno spettro c'era qualcosa, ne sono sicuro. Non riesco ad arrivare. Allora, qua c'è. Quello lì è Missingno. È il fossile di Aerodactyl, però è una forma anche di Missingno, volendo. Questo è lo spettro di Lavandonia, qua c'è un uovo, e qua c'è lo il fossile di Kabutops, che è anche un'altra forma di Missingno. La cassaforte sembrerebbe aperta. Un vecchio dipinto, ok. Non succede nulla. Non dirmi che tipo... Questo qua ha provato per secoli ad uscire da sta stanza. Il segreto... Qua c'è un Houndoom. E qua c'è un incudine. Che è molto pesante. Non dirmi che sono tipo impazziti qua e la soluzione era andare nella cassaforte. Tipo? Non lo so. Vabbè, proviamo a uscire. Pass purgatorio. Credo che mi apra questa. What? Ma scusa, che lingua era? Va bene. Probabilmente era una cosa tipo per farli impazzire. Poi hanno messo il segreto lì. Giallo. No, è un po' a caso in realtà. No, ci sono tutte. Pensavo di dover fare tutto di nuovo. Ehi, mocciosetto. Mi vogliono sfidare questi qua, bastardi. Io seguo molto la moda dei videogiochi. Ecco perché non gioco più Mario Kart 8 Deluxe. Perché? A me piace un sacco. Lascia che ti ringrazi. Ci hai fornito l'occasione propizia per fuggire di qui e seminare ancora una volta il panico in città. E ora fuori dai piedi. Adios, amico. Ma bastardi. Che guaio, ragazzo, tutto bene? Quei desperados hanno approfittato della tua sfida in palestra per attuare il loro piano di evasione. Ma dai! Sarà una seccatura per lo sceriffo Crisante andare a riacciuffarli. E io ho un'idea. Andare a recuperare quei farabutti potrebbe essere un ottimo allenamento per te, non credi? Coraggio, giovane, recupera tutti e quattro i galeotti e riportali qui. Che stronzata. Vabbè, che stronzata, ma scusate. Va bene, ok. Che palestra. Ok, andiamo a cercarli in giro. Non credo siano nelle case, spero di no. Sono in giro per Scorpiopoli, eh. Lì non li vedo. Magari sono davvero nelle case. Aspetta, allora, proviamole. Nella stanza spettri, nella casa degli spettri non ci saranno, per forza. No, dai, qua dentro non ci sono, per forza, dai. Tu andresti a rubare nelle case? Ma è strano che ti venga questo errore di scrittura, Malia. Strano che come errore di scrittura ti capiti proprio quello. Nei parchetti, sì. Però... No, ma non saranno nelle case, secondo me sono tutti tipo al cimitero. Oh, mamma. Eccole qua. Come che peso, oh. Ci hai beccati, maledetto. Ma ciò non vuol dire che la nostra latitanza sia finita. Anzi, approfitteremo dell'occasione per toglierci dai piedi un fastidio come te. Ok. Che fine ha fatto il Blastoise che bloccava la porta? È il Blastoise di Silvia. Ma dai, ma era una palestra di tipo spettro. Mi hanno messo due buio. Cattivi. No, Propic, devi... Propic si chiamava, non mi ero ricordato. Propic. Va bene, vai Maniter. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. No, non si può tornare indietro? Non si può tornare indietro quando fai una cosa. Dai, che stronzata. Dai, venite, adesso cambierò di nuovo. Volevo cambiare il secondo, non il primo. Vabbè. Però non ti faceva tornare indietro, bastardi. Ok. Ok, ok. Allora. No, mi ha fatto cadere Fango Pece! Bastardo! Ti ammazzerò. Magibrillio. E tu fai... Vento gelato, così muoiono tutti. In un colpo solo. Away for the win. Bene. Dai. Non mi mancava le lotte. Bene.
Fine. Ho paura di cosa possa esserci in palestra. Secondo me ci sono tutti e due le evoluzioni. L'evoluzione di Nanvil e l'evoluzione di Minosse, Pupillon. C'ho questo presentimento. Oh, fra l'altro sono già le 17.50. Mi sa che finiamo giusto giusto la palestra oggi. Mi piace. Prossima volta ci sarà un percorso nuovo da fare. Forse in alto. Dobbiamo andare adesso, se non sbaglio. Bene. Neanche un'ora d'aria. Ma dai, ma c'ha la Pokéball di... La palla a forma di Pokémon. Odio il buonismo dilagante dei racconti moderni. Questo qua, odio il buonismo. Vabbè, giustamente anche una forma X, perché ci sono sempre quelle. Dilagante dei racconti moderni. Il bene deve sempre trionfare, tutta quella roba lì. Un giorno tutto questo cambierà, puoi giurarci. È salviniano questo, che odia il buonismo. I detenuti Ochoa e José sono ritornati alle loro rispettive celle. Ok, mancano le due ragazze. Mi sembra che fossero due tipe. Dove sono? Qua dentro? Non credo siano qua sopra. Non vanno in chiesa, dai. No, ma non sono andati in chiesa, sicuro. Allora, andiamo dall'altro lato della città. Forse sono andati al saloon. Potrebbero. In effetti. Woody, levati. Eccoli qua. Si è travestita da... Si sono travestite da Miltank. Ma dai. Ora te la vedrai con le sorelle Maria e Serafina. Dovevo cambiare la lead, però. Adesso ci penso. Ops. Nice però. Nice. Qui con quella testa rasata sono molto interessanti. In effetti... Ci sono waifu interessanti in questo gioco. Ci sono waifu interessanti. No, adesso fai lotta, per favore. E fai subito aereo salto su lui. E tu cambi in... A Chico di nuovo. Fa le vacche con... No, dai! Mi dissocio, ovviamente, da queste cose. Comunque sono felice che sia durata tutta la live senza cali di frame a questi FPS alti. Quindi mi piace. Magari per la prossima volta proviamo il 1080. Dubito di riuscire a tenere un 1080 pompato, cattivo, ma si può provare. No, mi fai cadere pure la stola scelta, ma sei un bastardo. Allora, aereo salto su Bullaby e tu fai un bel vento gelato su entrambi. Spero che sciotti. Ottimo. Vabbè, al massimo colpisce Marco. Ok, dovremmo sciottarli comunque adesso. Vabbè, sì. Easy, è un Marco, dai. Non è un Honchcrow. Bene. A Chico salirà al 46, mi sa. Propica a livello 20. No. Ah, dannazione. Kiki al 40. Kiki la deve smettere di salire di livello. Oh. Dai. Madonna. Basta. Sì, ho avuto la meglio. Yeah. Coppia galeotta. Non è bastato nemmeno vestirsi da Miltank. Bene. Basta. Finito? Che tu sia dannato. Perfetto. Ho finito, giusto? Erano 4. Se non sbaglio. Quindi a questo punto posso andare qui, curarmi. L'ansia che mi viene quando sento sta host, veramente. E Nemo, pronti? Pronti ragazzi? Lotta in palestra, siamo carichi. No, non di qua, devo andare di là. Di qua, quassù. Ok. Ciao allenatore in erba, dei criminali fuggiti di prigione non si vede neanche più l'ombra, eh? Ottimo lavoro. Ora che più nessun ostacolo si interpone tra te e il capo palestra, sei pronto per la sfida finale. Ma se vuoi un consiglio, fa sì che i tuoi Pokémon siano nel pieno delle forze. Lo sceriffo è un tipo tosto. Io ti aspetto dentro e come al solito faccio il tifo per te. Sì, sono al meglio delle mie forze. Mettiamo per primo lui e ovviamente mettiamo uno Sgrodolox dietro, perché metti caso che ci faccia la lotta in doppio, ma dubito. E andiamo. Sì, lui usa Spettre, sì. Infatti è per quello che avevo messo davanti coso. Skeletor. Ho messo davanti Skeletor, vero? Sì. Pronti? Allora, com'è andata col recupero dei fuggiaschi? Ah, c'ha la stella da sceriffo sul cappello. Pensavi che ne fossi all'oscuro? Io sono al corrente di tutto ciò che avviene in questo penitenziario, inclusa la fuga di quei desperados. A dire il vero, sono stato io a permettere che tutto ciò accadesse, così da poterti mettere alla prova.
Spirito d'osservazione, coraggio e voglia di mettersi in gioco. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono un allenatore più di ogni altra cosa. Devo dire che non hai tradito le mie aspettative. Sembra quello di Naruto. Sì, tipo il maestro lì di Naruto. Come cazzo si chiamava? Hai dato la prova di tutto ciò e riacciuffato, porca puttana, quei ladruncoli in un battibaleno. A un uomo di sapere basta osservare le ombre degli uomini per carpire i loro sentimenti più reconditi. Starai pensando quanto sia stato irresponsabile lasciare dei malviventi a piede libero, vero? Non ti do torto, ma puoi dormire a sonni tranquilli. Se avessi fallito, la città non avrebbe corso rischi. Certo, sarei dovuto intervenire io, ma mi hai risparmiato la seccatura e te ne sono grato. Inoltre, col tuo intervento hai dato modo al mio estro di esplodere come un fiume in piena. Era da tempo che non mi immergevo così di capo nella scrittura. Esatto, ne avevo sentito parlare di lui che scrivesse. Ma dammi la medaglia e sta zitto, no, lo devo affrontare. Ma ora bando alle ciance, sta citando anche me, eh? Dico sempre bando alle ciance. La tua sfida è stata interrotta in media stress. Latinisti addirittura. È da tempo che si concluda con un gran finale. La lotta col capo palestra. Perdona lo sgarbo, non mi sono ancora presentato. Soy Crisante! Adoro quando nei romanzi i personaggi entrano in scena per poi rivelarsi solo dopo. Ebbene sì, io sono Crisante, sceriffo e capo palestra della contea di Scorpiopoli. Si vede che ha fatto il classico, eh? Orsù, preparati ad affrontare i miei tenebrosi Pokémon di tipo spettro. Lui è uno specialista spettro, guardatelo. Ardellè. Però, più che scrittore, me lo sarei immaginato molto più alla... Hola Gringo, cose del genere. Comunque adesso devo eliminare tutte queste... Guardate le freccette. Guardate come prendo appunti. Metti a fuoco. Con la chitarra poi, sì. Ha fatto il musicale. Capolestra Crisante vuole lottare. E io sono pronto. Lampent. Allora, Lampent potrebbe scottarci. Però... rischio e faccio un'unghia aguzza, così mi setto. Che comunque per il livello mi sa che sweepiamo tutto il team. Però meglio settarci una volta. Quindi facciamo un furto e spacchiamo tutto. Turbofuoco. Non ci scotta ma ci intrappola e ci fa il dot. Comunque. Però se ci avesse scottato ci avrebbe tagliato, dimezzato l'attacco. Che brutto l'effetto di turbofuoco, l'avevo detto anche la scorsa volta. Lampent ha levitazione. Ok Google. No, di aprirti. Ok Google. Abilità di Lampent. Ok, no, non ce l'ha. Ok, non ce l'ha. Perfetto. Lo so, Meg. Ah, ok, grazie. Mi dimentico a volte che ho una chat che ne sa più di me di Pokémon. Perfetto. 46. Dai. A ciclo al 46. Voglio che Propic salga di livello, però. Palossan. Avrei potuto dargli la stola scelta per sweepare un po' meglio, però poi mi sarei incastrato su coso. Vediamo se basta. Sì, ma basta, per forza, dai, sono al 36. Ma scusate, ma perché gli allenatori nello scorso episodio si davano così tanti problemi? E adesso il capovolestra è ancora al 35. Cioè, c'è una salita di livello un po' strana. Cacture, ok. Ah, carino. Infatti dice di tipo buio, che cazzo ci fai? Vabbè, sarai di tipo spettro, quindi vado di furto. Carino. Eh sì. Ragazzi, Skeletor, best Pokémon. Con spine ferrate, best Pokémon, ragazzi, Skeletor. Lo adoro. Appena imparerà un po' di mosse un attimino più top, sarà ancora più interessante. Propica al 22, ottimo. Scarfasmo, vediamo com'è. E la Madò è tipo... È l'unione di tutti i personaggi degli horror. È l'unione di tutti i personaggi dell'horror. C'è il clown, il cazzo si chiama? Il Frankenstein, le ali da pipistrello barra vampiro.
Vabbè, c'ha un pezzo che, boh, sembra tipo un mostro generico, sotto c'ha le zampe da licantropo. Quindi, vabbè, una fusione di tutto. Proprio perché gli si è staccato. Non mi piace tanto, preferisco il primo. Preferivo molto di più il primo, sinceramente. E anche il secondo, che era un pipistrellino. Furto. Frankenstein. Sai come catturare... No, è un capopalestra questo. Ma qua so che serve un oggetto per far evolvere Scarakluo. Però, vabbè, ma non mi piace. Comunque sciottata tutta la squadra. Sciolta tutta la squadra. Ah, non spoilerarmi. Perché ho letto... Leggo nei dialoghi. Anch'io ho capito come si evolve. Sì. Però come catturarlo, no. No, nel senso come catturarlo. Basta catturare uno Scarakluo. Lui non si cattura. Si cattura Scarakluo e si fa evolvere. Credo almeno. Magari sì, sarà più avanti un posto. Delle abilità davvero eccesse, giovane. Saresti un ottimo protagonista di romanzi, sai? Comunque swippato alla grande, ragazzi. Skeletor, best Pokémon della lore. Sta indietro? Boh, ci sarà un modo. Magari di notte, sotto qualche condizione strana, eccetera. I miei più sentiti ringraziamenti per le emozioni che mi hai fatto provare con questa lotta serrata. Senza dubbio le tramuterò in fonte di ispirazione per i miei prossimi racconti. In quanto capopalestra della contea ti conferisco l'emblema del mio status di sceriffo. È un simbolo di ordine e disciplina, due aspetti che ho riscontrato nel tuo modo di lottare e di riflesso nell'allenamento cui certamente sottoponi i tuoi Pokémon. Prendi la medaglia desolazione tua ora. È un bel casino? Vedremo. Esplorerò. Le stelle hanno sempre avuto un'enorme importanza nella storia della nostra regione, di cui sono simbolo. Attenzione. Xenoverse, Aspera, ci sono costellazioni. Aspera d'Astra. Esse con il loro antico lume rendono chiare e limpide anche le notti più buie. Ma è pur vero che più intensamente brilla la luce, più l'ombra che produce è fitta e oscura. Poeta qua. Per cui il tuo coraggio farà ardere gli animi dei tuoi Pokémon, più questa MT sarà efficace. Prendi pure, considera un regalo il sottoscritto. Sì, è la stella di Super Mario Party, è vero. Cos'è questo? Un artigli? Hai mai sentito parlare del concetto di doppio? Ciascuno di noi ha in sé un lato che tiene ben nascosto nel proprio subconscio, l'ombra. E qua la mia teoria, no? Della dualità, della forma oscura che è entrata nel nostro... della forma odio che è entrata dentro di noi e quindi ci sta cambiando. Negando la luce e ignorando che senza di essa la sua esistenza sarebbe vana, questa cerca di espandersi al pari del suo opposto simmetrico. Una volta raggiunta una forma propria si separa dal corpo principale, ma è pur sempre vincolata, in un modo o nell'altro, a ciò che l'ha creata. E questo è il concetto alla base dell'universo, nonché della vostra palla ombra, ok? Che tutte quelle MT. Fanno un buon uso, mi raccomando. Non ho ben capito palla ombra, il collegamento con palla ombra, però vabbè. Perdonami se mi sono lasciato trasportare dalla poetica, ma hai davvero scosso il mio animo dalle fondamenta. Sarà meglio lasciare che l'inchiostro guidi le mie dita. Che le stelle illumino il sentiero su cui volgerai i tuoi passi, Michele. Che le fiamme ti guidi, che le fiamme possano guidarti. Quella è la giusta cheat. E ragazzi... Abbiamo ancora il costume da prigioniero, però, ma dai. Posso uscire? Neanche il cubo crisante è riuscito ad arrestare la tua avanzata. Con questa fanno 5 medaglie in saccoccia. Come dici, vuoi sapere chi io sia? Ma che scopo, dovresti sapere che faccio tutti morte. Ok. Ragazzi. Direi che qua, davanti alla prigione, si chiude la nostra avventura di oggi. Fatemi rivedere un attimino la mappa per capire cosa non abbiamo ancora esplorato. Dobbiamo andare qua sopra, ragazzi. Dobbiamo andare qua sopra al prossimo episodio. Quindi, prossimo episodio si torna su nel canyon, si esplora qua sopra. Cerchiamo anche di riguardare bene quella zona dei Diglett, dei Dugtrio, perché magari c'è qualcosa che non abbiamo visto bene, bisogna un attimino guardare. Magari soprattutto adesso che abbiamo interagito con la squadra Spettri, perché se vi ricordate c'era una forza oscura che ci bloccava l'ingresso nella caverna di Dugtrio. Magari adesso che abbiamo parlato col team Spettri, quella forza oscura si dilegua, o siccome abbiamo fatto la palestra, vedremo. Comunque, detto questo, ragazzi, direi che Xenoverse per oggi ne abbiamo fatto, sono anche le 6:04, siamo arrivati ben oltre il limite della live, magari più post game, si può fare, vedremo, facciamo, tanto dobbiamo tornare su, esploreremo un po'. Allora,
Torniamo al Giacciati. Mi piace anche l'idea di scoprire cose così, facendo esperimenti, quindi vediamo. Abbiamo scoperto un po' di cose fighe facendo esperimenti. Comunque, direi che per oggi vi saluto qui, ragazzi. Domani ci si vede con Isaac, che sarà ancora l'ultima settimana che ci vediamo. E, madonna, quanti cazzo di notifiche mi sono arrivati. Vediamo dove mandarvi ora. Vi mandirei da questa ragazza che ho conosciuto l'altra sera, che fa live generiche. Anche a Sabaku per il meme, ma Sabaku non ci caga, Malli. Sabaku non ci caga. Cosa sta facendo Sabaku? Demon Souls sta facendo poi. Direi, ragazzi, rimanete per il raid e noi ci vediamo domani. Mi raccomando, unitevi al canale Telegram se volete tutte le notifiche. Punto iscrivetevi a Telegram o qua sotto nelle info. Quindi adesso vi faccio il raidino e fate i bravi. Sta giocando a Phasmophobia in tema con la live di oggi. Ok, ragazzi. No, sto sbagliando a scrivere. Fate un saluto a questa simpatica fanciulla e ci vediamo domani. Ciao cari. Pronti al raid? Vedo che siete pronti. Oh, bravi che vi unite. Bravoni che siete. Siete i più belli. Oh, ho visto uno che se n'è andato. Uno se n'è andato dal raid. Grave. Alla prossima, ragazzi.